Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo a questa nuova sessione di un nuovo gioco Geiger Counter, perché Luca c'ha un ascesso grosso come una patata, credo nell'orefizio anale, e quindi non può stare seduto per giocare con noi. No, scherzo, ha semplicemente un ascesso in bocca e non riesce a parlare. Sembra tipo Nicole Kidman dopo una plastica andata male. Se ce l'avesse avuto nel culo non riusciva a parlare, bastava. Con noi però c'è il Manfredi, noi stiamo mangiando perché la pizza è arrivata adesso. Ciao. E c'è il Manfredi Marcus Kron che è qui perché sti cazzi. Lì perché se cos'è Geiger Counter, tia? Tu che hai letto le regole. Ma lo sanno già cos'è Geiger Counter, ci abbiamo già giocato. Ma sì, abbiamo fatto un'avventura, abbiamo fatto. Abbiamo fatto un'avventura, però tipo è facile da usare, beh. Carino. Quindi loro lo sanno cos'è Geiger Counter, vero? Quindi bella e macche puzzone. Chi è che puzza? Ah, MK puzzone. Un lontano fucciolo se sono rabbia. Va bene, comunque. Questi mangiano. Robin si stiracchia. Buona sega a tutti. Sì, Geiger Counter è no, un Naux gioco non horror. Fa il master. Cioè, Naux farà il master perché facciamo il master tutti. Sì, esatto. È un gioco basato su una storia horror che si inventa tutti insieme. Quindi in questo momento saremo in quattro a inventarlo. Però in realtà non mi ricordo bene. Forza horror, non possiamo farla tipo completamente idiota? Sì, no. Però è meglio. Abbiamo Naux, lascia stare, facciamo la horror, poi la prendiamo da lì. Poi tanto viene idiota comunque. Quindi bisogna fare un'ambientazione con l'ambientazione che ci suggerirete voi. Quindi direi di inserire tipo quattro ambientazioni diverse? Quattro tipologie? Cosa no, fagli di dire un po' a cazzo, poi fai il nostro poll e falli votare. Ok, fai un bello stropol perché non ho spazio per farlo. Non ho idea di come si faccia. Vai su stropol e fai uno stropol. Giusto? Facile. Voto per il completamente idiota, perfetto. Che è Geiger? No, è scritto come Geiger, non come Geiger. Non è un rintracciatore di gay, ma è un rintracciatore di radiazioni. Quindi sì. Comunque, alla Scary Movie, no. Lovecraft, mettetelo in chat. Boh, io metto l'immagine del gioco. Non ho idea di come funziona. Anch'io. Leggete le regole. Intanto. Grazie, leggeteli. Intanto intrattengo. Faccio. Sono 32 pagine. No, vabbè, metto un quarto d'ora a leggerle, ha detto no. Vabbè, io le ho lette in un quarto d'ora. Allora, non te l'hai fatto. Vabbè, ma è facile perché la maggior parte delle cose sono esempi, Edo. La maggior parte delle cose sono esempi, quindi è facile. Come da vedere anche a me. Allora dimmi un po'. Cosa? Di ambientazioni che hanno detto. Ancora niente hanno detto. Come niente? Forza? Slenderman. Scary Movie. Drama per ragazze adolescenti. Prima guerra mondiale paranormale. Teletubbies. Oh, con calma. Teletubbies horror. Teletubbies. Ci sta. Perché un po' alla pagliaccio, un po' alla hit. Noi siamo i Teletubbies e c'è l'horror o la minaccia sono i Teletubbies horror. In realtà noi dobbiamo rendere il tutto come se fosse tipo un film, quindi fare la trama. No, aspetta. C'è così, gioco istantaneo. Preproduzione. Bisogna fare una preproduzione, tipo che cazzo è sto film? È un abbozzo di ambientazione. E poi dobbiamo decidere quanto predeterminiamo la minaccia. Esatto. La minaccia acquista punti più fa cose. Qualcuno rilega tutto quanto. Via, dimmene un altro po', vai. Pordenone. Silent Molise. Sì. Per noi sì. Sì. Poi? Amityville Horror. La mente di Naux. La mente di Naux. Ah no, ma fategli dare dei dettagli alla gente, non delle ambientazioni ricostruite. Esatto. Che ne so, tipo spazio, oppure tipo peni. Degli aggettivi. Dateci degli aggettivi. Sottoterra, oppure allora mettete un aggettivo, un soggetto e un verbo. Beh, non in questo ordine. Facciamo analisi logica. Via. E un complemento oggetto se vi va. O se no una di queste quattro cose, noi mischiamo. Che ne so, tipo scuola, sesso, professori pazzi.
Dov'è il verbo? Dov'è... Sì, scuola, alieni, professori pazzi, stupro. Stuprare, se vuoi un verbo. Manca l'aggettivo. I Teletubbies horror. Alieni non è l'aggettivo. Vai di nuovo. Druisa, oscuro, scappare. Eh? Perché Druisa? Druisa, oscuro, scappare. Okay. Casa di Manfre. Così. Beh, quella è horror. Porco Giuda. Harry Potter. Devono dire aggettivo, soggetto e verbo, quindi. Nello spazio, senza ossigeno, alla ricerca di... È come ho detto io, scuola, professori, alieni. Spazio, senza ossigeno, alla ricerca di... Io collegato. Città pazzia crimini. Lo fate voi, ma in campo. Vampiro, città abbandonata invernale. Pazzia, alieni, uccidere. Vabbè. Pazzia. Premonizione, affamato, maschera. Carina. Uccidere. Poi cos'è? Premonizione. Premonizioni, affamato, maschera. Centro commerciale, psicopatici e torture. Un horror italiano che ha fatto YouTube. Nutella, wasabi. Centro commerciale, psicopatico e tortura. Nutella, wasabi, sushi. Relitto abbandonato di astronave alla Event Horizon. Dai, per me a banalità vince mille volte meglio. Relitto? Ma c'è altra roba poi. Pokémon Lavandonia Horror. Mamma mia. No, di che te ne verbo. Pokémon Lavandonia. Salvini, Padania, invasioni. Questa ci sta. Barbariche. Però deve essere un po' più circoscritto al party. Guerra, esperimenti tedeschi, sine requie, no. Ma Freddy, continua a leggere tu. Barbara, tu. Aiutatemi. Western. Miniera abbandonata? Miniera abbandonata. E il verbo? Scopare. Bello. Nani zombie. Salvini motoseghe. Però questo non è il mondo da apocalisse, è se horror la cosa. Dai, qual è la base del... Oddio, scusa. Qual è la base dell'horror? È un ambiente circoscritto da cui non puoi uscire, devi soltanto andare avanti. Una bionda, un negro e un giapponese. Quelli sono i personaggi assoluti e muoiono subito e ce li dobbiamo avere. Esatto, ci vogliono sempre. Prigione? Ok, una prigione. Viene abbandonata. Ma è banale una prigione. È abbandonata da un ricco che vi ha infilato lì per sopravvivere insieme a un miliardo di psicopatici. Tipo Hunger Games? Stile Hunger Games, un po' Arkham. Come se fossi lasciato da Arkham che è stato abbandonato e ti hanno chiuso dentro con tutti i psicopatici. Però che serve sopravvivere. La minaccia. E la minaccia i psicopatici. La minaccia no, deve essere uno. È palesata subito. Viene palesata dopo. Beh, potrebbe dipende. Darsi... Ci ha fatto l'esempio di Alien. La Alien non è palesato subito. Beh no, aspetta, fino no, a... la minaccia si presenta. È dal titolo che è palesato. Ho capito, ma loro toccano le loro. Ma infatti Vacca ha ragione, il concetto è che la minaccia si presenta e ogni volta che si presenta accumula dadi minaccia. Più il dado minaccia è grosso. Aspetta, le regole importanti. È una cosa di regole, più la minaccia acquista punti, più potrà far male e fare delle cose. Quindi lo scopo è evitare che la minaccia abbia troppi dadi. Ok? Però non mi ricordo come si fa a battere sta cazzo di minaccia. Ah, per battere è facile. Trovi un pappone. Ma di solito nell'horror confronti. Ogni volta che la minaccia attacca uno più personaggio. Ogni volta che un personaggio vuole ottenere un vantaggio significativo. La minaccia tira tutti i dadi accumulati, sommando i due dadi più alti e confrontando le sue somme per vedere chi trionfa. Potrebbe non voler attaccare un personaggio principale finché non è apparsa in almeno due scene. Certo, perché all'inizio la minaccia è stronza. Ah, perché lei accumulando dadi... Non riesco a leggerli tutti, sto facendo la fatica. Accumulando dadi, poi facendo la somma dei suoi dadi totali, ti riesce a battere se tu hai due dadi e basta. Perché esatto, diventa, la minaccia diventa molto... Quindi bisogna andare sul roll 20. Prigione perfetto. Abbandonata e noi siamo tutti degli inmates che non sappiamo perché è stata abbandonata. Cioè ci svegliamo e non c'è più nessuna guardia. Cosa stiamo facendo a fare lo stroperlo? Anzi, alcune magari sono ancora chiuse, cioè qualcuno dentro Edo, nelle celle. Edo, non stare a fare la storia, perché non sta facendo lo stropol, Robin? Basta, ma chi se ne frega lo stropol? Te ho detto io, la più grande massima è che il pubblico è stronzo. Qui non lo devi cagare. Beh, dopo Salvini e tutto quanto penso che sia abbastanza evidente.
No, in realtà è, da è il tavolo che decide l'ambientazione. Quindi quello che piace più a voi. Però allora, facciamo una cosa. La minaccia non deve essere palesata subito. Facciamo una cosa, Manfred. Facciamo così. Tutti noi diciamo un film che ci interessa horror. E poi prendiamo un tipo uno. Dai, prendiamo il mostro. L'altro prende la cosa. Così siamo a posto. Ok. Come si fa? Scrivere tutta sta roba per un cazzo. Alien. Mi piace. Ti, no, ti sei. Non l'ho fatto io questo. Ti sei non prometto. Però. No. Yeah. Prometto. Quelli belli. Cagate. Quelli belli. Quindi uno e forse due. Però le sono scure. Sono d'accordo. Ok. Anzi, mi spiace. I miei compagni di gioco sono stronzi. Sì. Dovevo far scegliere. Allora. Facciamo così. Parte Manfred, perché io non ho idee adesso. Alien. Chi è che l'ha detto? Astronave alla deriva, esplorazione, ambienti chiusi e alieni. Ragazzi. Creatura. Non dici... Allora, Alien, quale parte di Alien? Il a me mostro, piace l'ambientazione piace o la situazione? L'ambientazione, nel senso, è quello che rende Alien Alien per me. Non tanto... Il mostro in sé. No, quanto... il mostro cambiamolo, non facciamo l'alieno. Esatto. Okay, facciamo ambientazione tipo astronave. Un'astronave, tipo... poca gente. Manfredi astronave. Tecnologia Edo. Che sembra pseudo-retro. Edo. Sì, tecnologia pseudo-retro, bravo. Quindi, Manfredi ha detto astronave. Tu cosa dici? È il mio alien. Non so, ok, Manfredi. Ho votato alien. Quindi però... prendiamo due pezzi d'alien. Io dico un altro. Se dico it sono stronzo. No, vai. Necessariamente di qualche pezzo di cose che ti piacciono, so, tipo ricerca, esplorazione, salvataggio. Mi piace, prendendo da it, sì. Mi piace il fatto che ci sia qualcosa, cioè è tipo una dana pescatrice. Che ci attira. Esatto, ti attira e poi ti uccide. Quindi nave spaziale, qualcosa che ci attira là, dove c'è il pericolo. Che ci attira verso di sé, come una rana pescatrice, ci allucina, tu arrivi vicino e poi te mangia. Ok, allora uno di voi due dica che cosa è quella cosa che ci attira. Cioè c'è tipo un inganno che ci porta ad andare verso il pericolo. Sì. Sì. Ok. Robin. Che potrebbe essere tipo buono per noi, noi ci andiamo, invece è una grossa inculata. Robin, tocca a te. Lascio il mostro a te, tia. Sì, il mostro si può anche non definire all'inizio. Esatto, possiamo definirlo cioè, per quando gioco, esce. Durante il gioco, dopo il... Lo creiamo. Se non sbaglio, uno può dire che succede questa cosina qua, che deve essere però molto minimale perché la minaccia all'inizio non ti aggredisce. E da lì in poi, che ne so, tipo melma verde. E dalla melma verde arrivi a... È una donna con le sue cose aliena. No, mio Dio. Le sirene tecnicamente sono. Le sirene spaziali. La vagina, Madonna, carina. Ok, quindi Rob? Sto pensando qualcosa di. Qualcosa che si può muovere questo attirare. Diciamo, però non è che l'horror si può. Vabbè, puoi anche dire un film che ti piace, prendiamo il pezzo. Che sia legato alle meccaniche dell'horror. Nel senso, cioè, non dirci che cazzo ne so. Lego Movie. Qualcosa che potrebbe sposarsi bene sul fatto di attirarci. Oddio, Lego Movie. Di Lego Movie, ti prego. È meraviglioso. Mi piace tantissimo Shining a me. Quindi qualcosa che faccia rendere pazzi i protagonisti. Bene. Isolamento? C'era un film nello spazio che la gente entrava pazzo perché toccava una sfera. Una sfera, non sì. Non era nello spazio, era sott'acqua. No, era sott'acqua. E la mettiamo la fottuta sfera nello spazio. Se può sembra un'altra cosa dalle emissioni neutriniche che noi ci interessano perché lo squarzo è il materiale. Però è un cubo. Però è un cubo perché altrimenti stiamo plagiando. Con la mia faccia. Sì, la gente che diventa pazza comunque. Allora, io voglio che ci sia un IA con la voce e il modo di fare di Naux. Ed è questo che rende pazzi. No, sì, lui è un idiota. Fidati. Grazie. Conosco da anni, lui lo sa, è un idiota. Molto bene. mi permetto di... Quindi voi dovrete fare me. Con la sua faccia nei nostri cervelli. Quindi voi dovrete fare me quando faccio il master. Quando fate il master. D'accordo. Lo sai? Vabbè, l'IA ce la vuoi mettere tu durante il tuo turno di narrazione? Via, tocca a te mettere. Sto pensando.
Però comunque, vabbè, la gente che impazzisce, quindi diciamo l'equipaggio che impazzisce per un motivo che non diciamo, ci sta. Io citerei comunque la cosa della prigione, tipo che siamo tutti carcerati. Una prigione spaziale? Dove poi i secondi iniziano ad impazzire? Però quello svolgimento di quella che dici tu è al contrario dell'horror. L'horror ti ci ritrovi... No, perché non sai cosa stai facendo impazzire. Cioè, iniziano ad impazzire. Questi sono i primi segnali. I secondi iniziano a impazzire. Uh-huh. Ma magari si uccidono tra di loro. È un grido dalla chat. Però così lo stai sputtanando. Cioè, però se riesci ad uscire... Si chiamava Teletubbies. Oppure iniziano a sparire piano piano e magari il capo non ti dice niente. Allora, unendo le tre cose, dovrebbe essere una nave prigione dove noi stiamo andando, sai, tipo le navette dei carcerati. Sì. Invece dell'autobus è la navetta che ci mette 3 anni per arrivare. Esatto. Arriviamo, Cristasi. Si aprono le stanno porte. Stanno portando verso una prigione più grande o... Verso la prigione orbitale, quella intorno a Giove. Ok. Arriviamo, vabbè. Si aprono le porte, le luci a intermittenza. Che cazzo succede? Perché non c'è il secondino? La gente impazzisce, quella che ha detto Rob. Yes. Giusto, Rob? Yes. Quindi... Arriviamo nella prigione che c'è la gente. Un secondo che spammo questa live. Esorcismo. 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 Vedi perché? Lui è capace di mandare a puttane qualsiasi discorso coerente stai facendo con una parola. Esorcismo. Vogliamo andarla su parametri cristiani? C'era un film. No, usiamo anziché parametri cristiani i parametri della Cabala. Cioè, quali sono i parametri della Cabala? Diccelo, o grande capo della capra a sei teste. No, anzi no, usiamo i demoni di Scientology. Nave prigione ti portano sull'Australia spaziale. Sì, praticamente, praticamente sì. Molise spaziale. I diavoli di Scientology, che sono gli alieni cattivi. Ti hai rovinato tutto, lo sai. No, io non lo sto prendendo in considerazione. No, cioè, succede così. È come se sentissi succede esattamente così. Succede esattamente così. Beh, non sono l'unico che lo dice. Sei già, Marco, sei già alla seconda fase. La terza è mandarmi a cagare. Ho detto torta, cioccolato e nave spaziale. No! Allora, nave spaziale, prigione. Collane. No! Enigmi. Basta sti enigmi. È Tomb Raider. Però dai, enigmi. Enigmi. Enigmi mi ricorda Resident Evil, sai che sono varie prove da superare per riuscire a uscire, tipo. Cioè, nel senso, non possiamo tirar dritto. Per arrivare alla stanza del comando serve la Key Pass. Esatto. Bisogna trovare il secondino, quello di merda che ci sta sul cazzo. Sì. I rettiliani guidati da Geova. Guidati da Geova. Vai. Geova in realtà è una divisa spaziale. Facciamo quello. È un alieno che ragazzi, le fa impazzire. No, i rettiliani guidati da Geova. In orbita ci sono i rettiliani guidati da Geova. Appunto. Cioè, gli illuminati che ti vogliono vendere le scarpe. È contagioso. Perché le scarpe? Le scarpe ti rendono pazzo. 140 euro! Belli questi stivali! 140 euro! Illuminati! Bill Cipper! No, Donald Trump! Cazzone, però ci sta, non certo, certo. No, certo. Regà, guardate... Donald guardie Belli. Carcerarie tipo Belli. Robottoni? Belli. Dei sì. Le guardie carcerarie sono... No, robottoni, sono gli innesti. Sì, sono biomeccanici, dolore, tipo. Che però senza manutenzione fanno dolore alla carne e impazziscono. Dove andate? Rob è morto. Io sto cercando di fare il serio. Ragazzi, il cattivo finale sì, della prigione non che è quello che si trova nella prigione è Donald Trump. Allora. I make the space great again. L'omino magico di Adventure Time. Che è vero. Siete dei messicani mandati alla stazione un da Trump. Po', un po' alla stile, Big Daddy mi piace. No? Che i secondini siano... O esseri umani geneticamente modificati in qualche modo. Non c'era mai cani. Mani, tipo Terraform. Per non so essere visto. Esatto, per non essere corrotti durante il viaggio, invece poi vengono corrotti lo stesso, cose del genere. Cioè, noi abbiamo veramente paura dei secondini perché i secondini sono grossi. Però non lo sappiamo, dobbiamo non saperlo. Ricordo. Abbiamo paura dei secondini, non sappiamo cos'è che trasforma. Ragazzi, abbiamo un miliardo. Però dobbiamo arrivare. Ci vediamo e come capita, capita.
Allora, invece di guardie, ci sono dei robot controllati da un boh che sta iniziando a comportarsi in maniera strana e voi siete stati invitati lì per risolvere la situazione. Però così siamo gli eroi del No, cazzo, tipo esatto. gli Space No, no, Marine. no, no, non è Dead Space, ragazzi. Dead Space non è horror. Space è Jumpscare. Jumpscare, esatto. Venite andati da Trump, costruito un muro che divide lo spazio, è il muro di Berlino. Un satana alieno con i tentacoli a mo' di Kraken. Oh, raga. Blu, 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 blu. Raga, facciamo così. Le Sono ambientazioni che abbiamo rimasto dette le abbiamo fatte. Ora, la storia si crea piano piano più si va avanti. Quindi, ogni volta che passerà di mano, si creerà un evento di storia. Ok. Ok? Allora, di base, come vogliamo giocare? Perché se ce la leggiamo tutta è un casino. Facciamo che ogni volta che la minaccia compare, acquista un dado. Ok? Quando fa un confronto con uno di noi, con uno dei personaggi, tira tutti i dadi. Se la somma è maggiore, no, la somma dei due più No, si alti, tira il dado più alto. No, tira la somma dei due dei dadi, due dici. dadi, dei dadi più alti, se è maggiore rispetto al nostro, noi perdiamo e moriamo. Ok? Scegliamo i personaggi, quali personaggi devono essere dentro e andiamo avanti. Poi Ma tiriamo. tra l'altro, se muore un personaggio, non è che perdiamo, nel senso, No, diventa possiamo anche una avere gruppi di personaggi. gruppo di personaggi. Però dobbiamo tirare anche sul Roll 20 due dadi per capire Mi dove. risentite? Ditemelo se vi risentite perché ho alzato un po' il volume. No, non ci risentiamo. Dobbiamo ritirare due dadi perché dobbiamo capire dove vanno a finire le cose fighe. Nel senso, dove cadranno questi dadi qua? Dove cadranno, non caderanno. Cadranno, ho detto. Vabbè, ma non ho capito perché dobbiamo tirare quindi. Perché questi dadi qua sono quelli che ho messo su Roll20, sono i dadi delle armi, oggettistica varia che uno si deve inventare quando le trova. 5-5. Ok, facciamo un piccolo riassunto delle possibilità narrative dei personaggi, nel senso tipo. Aspetta, qui No, parte. non devi tirare, Rob, ho fatto già E mi hai io. detto tira. Bisogna No. tirare, ho detto. Ho già Ma fatto ha io. tirato 5-5, dai. Ma sono indicativi quei 5-5. Quando disegneremo sulla mappa e entreremo in una stanza con quel 5-5, quello che è il master dovrà capire, dovrà inventarsi cos'è quel 5. Ma come facciamo a sapere che è una stanza 5-5? No, il No, no, 5 è sono indicativo. oggetti, espedienti narrativi 5-5. Cioè, nel senso, all'interno del. Tu entri dentro la stanza e trovi il fucile taser, che conta come 5 alla somma di qualche dado che dovrai poi Capito, tirare. capito. Cioè, in Ho messo anche realtà il 2 e il è 3, a è il solo. livello della figaggine. Esatto. Tiro via un 5, abbiamo un 5, un 3 e un 2. Buona. Posizionati così. Quando disegni la mappa, tu master, per esempio, arriveremo qua, dirai quel 2 corrisponde a. Ok, ci servono le fasi del gioco. E direi che partiamo da. Il trailer? Sì. Chi parte? Partite voi perché avete avuto l'idea, quindi via. Vai, Manfro. Aspetta che metto anche un po' di base. Aspetto te. Come sempre. Devi leggere? No, 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 è un Allora. esempio quello. Happy music? No, che happy music. No. Inspirational music. Già sta andando tutto a sfaciolare. Aspetta, aspetta. Non è vero. Cos'è questo pene qui disegnato? Non è un Non è un pene. pene, è l'entrata. Ho Questo visto sì. che è lì. Sì. Come ci hai visto un pene? Non lo so, è un cosino qua. Guarda, basta fare così. No. Mi pare così. Sì, Ma loro lo vedono? Gli sì. spettatori? Questo è un pene. Questo è un bambino che tiene in mano una Una mela. mela? Come ce l'ho io, guarda. Ok. No, ancora non lo vedono, mi sa, eh. Aspetta, ma quando esce? Non lo vedono ancora adesso. Tra poco lo vedranno. Un disegno a tre mani. Ora lo vedono. È tipo il pene più brutto della storia. Togli quella roba. Ok, partite voi due, ragazzi. La musica c'è. Poi siamo in Allora, parte lui. Vabbè, io parte dico qualcosa, Manfro. tu Sì. aggiungi, lui aggiunge e andiamo avanti. Questo è il trailer. Il trailer è una stanza buia con delle luci intermittenti, tipo neon, che
la telecamera va verso dietro e allontanandosi passa delle sbarre, sono sbarre laser, mm-hmm. cioè nel senso emettono luce, ma ti fa capire abbastanza che Luca culo, che probabilmente toccandole muori. Io faccio metagame quando descrivo. La scena va ancora più indietro fino ad arrivare a una alla stanzetta che dovrebbe essere la prigione o comunque la cella, che è completamente splatterata di sangue. La telecamera va ancora indietro, oblò spaziale, quello classico con vetro e poi campo di forza, totalmente lontanissima. La telecamera continua ancora più lontano, una navicella che si avvicina verso l'enorme nave spaziale orbitante da cui è uscita la telecamera adesso. Ok. Fai il discorso. Tipo persone che parlano. Tipo quando questa scena qua. Bello, non che voglio andarci lì sopra, non voglio andarci. Bravo, sono innocente. Sono innocente. Ci stiamo avvicinando al porto numero 1. Come si chiama la stazione? La stazione di Callisto 85. Trampo Molise 85. Callisto mi piace. Ci sta. Stazione di Callisto 85. Ci ricevete? La ripeto, voce automatizzata. Stazione di Callisto 85. Ci ricevete? La navicella che si vede che vola verso questa stazione enorme, è tipo un cerchio, una ciambella, sì, quasi, con una X in mezzo. Sì. E al centro ha un torrione centrale più alto del resto del ruota? Mondo. Ruota? Ruota, cercando di creare la sua gravità, evidentemente. Si sente ed è attorno a una luna mezza rotta, con tipo degli asteroidi attorno. Come se ci fosse lei. Stata una guerra. Esatto. Il tizio che urlava e piangeva che non ci vuole andare lì e non sappiamo perché non ci voglia andare, magari è la prigione meglio del mondo, si guarda intorno per vedere chi era, perché si sono destati adesso dal sonno criogenico, è un viaggio lungo, sono 3 anni. Chi c'è intorno? Cioè, chi sono gli altri prigionieri che stanno andando? C'è un tizio palesemente arabo, la barbetta, proprio però corta, un po' tipo quello di Lost, okay, per dire, no? Che è tipo in tachicardia. Dietro questo schermo, perché sono tutti chiusi in queste specie di bare con solo un oblò dalla quale si vede solo la faccia, no? Che fa... Sono tutti molto felici di andare, esatto, a Callisto 85. Comunque. Esatto. Poi c'è un tizio invece, uno di quelli proprio... Presente quei criminali navigati? Super, no? Muscoloso, un tatuaggi, po' faccia dura. In realtà, esatto, solo faccia grossa, tatuaggione qua... di non si sa bene cosa, perché sembrano quasi delle linee blu, basta, come se fossero dei circuiti, ok? Che noi non sappiamo cosa vogliano dire per adesso. E c'è donna, una tizia biondina e di colore. Di colore, bionda e di colore. Bionda e di colore, sì, sì, sì. Accoppiata perfetta. Tipo il cattivo quello di Demolition Man. Roba che muore subito. Bravissimo, bravissimo, quello con le mesh, è il nero con le mesh. Però lei è abbastanza piacevole e ha lo sguardo un sacco serio. Cioè, non sembra una criminale, non sembra aver paura, sembra aver qualcosa da fare. E da lontano l'astronave, nel limitare più... nella parte opposta dove stanno arrivando la navicella, c'è un'esplosione. Quindi noi diciamo, i personaggi all'interno vedono o sentono l'esplosione? Sì, dai, sentire no. Si scuote. Sentire no, si scuote e basta. Che comunque si propagano, okay, perché è lo spazio. Vedono un'esplosione. Per dei colpi del debris che colpisce l'astronavetta. Si vede l'astronavetta che deve fare una specie di atterraggio d'emergenza. Ok, quindi il pilota automatico, diciamo, viene colpito un pochino dai detriti. Però poi si va al dock. Esatto. Ok. Luce rossa. Mayday, inizializzazione atterraggio d'emergenza. Inizializzazione atterraggio d'emergenza. Notificare le guardie carcerarie. Lo sportello non si sta aprendo. Quindi c'è il contatto, ma non si apre. Sì. Solo 3 personaggi abbiamo. No, ce ne stanno altri. Sì, sì, ce ne sono altri. È lunga sta navetta. È come uno di quei trash spaziali. Sì, è proprio un autobus. Sai l'autobus per portare il carcere americano? Però volante. Tutti insieme andiamo. Nero muore sempre per il primo, ovvio, ragazzi. Ovvio. Però questa è la nera, quindi è figa più nero. Non so se va in combo, sì, o si annulla. Esatto. E poi
Basta. Ah, aspetta. Un messicano ce lo dobbiamo. Un messicano c'era questo ragazzo. Ma anche altri non descritti, magari. Siete chiusi fuori, ma non avete la benza per tornare indietro. No, è il pilota automatico è arriva, punto. Esatto. Poi va riprogrammato per tornare indietro. Quindi diciamo che il dock, il coso si attacca al dock, però le porte non si aprono. Perché non si aprono, Max? Perché Max? Naux, scusa. Perché fanno Sono Max! Perché Max Power! Non si apre. Uno lo chicca la conversazione. Perché... Non si apre perché. Cioè, nel senso, fa resistenza, prova o proprio non funziona? No, scarica la pressione, però non si. Vedono che si esce l'aria dalla pressione, ma non. I pistoni non reagiscono. Esatto, quindi non c'è pressurizzata bene. Mm-hmm. Beh, intanto all'inizio dentro c'è un po' di panico. Ovvio. Perché di solito quando una cosa non si aggancia e prova ad aprirsi, ti entra lo spazio e muori. Di solito nello spazio funziona così. Quindi secondo me serve un tizio che chiameremo Black bah. Che sembra Otacon di Battle Gear. Entra allo spazio e muori. Sta rimbombando. No, scusa. Ma sta rimbombando la Rob però. Sì. No, sta riguardando. Sì. È partita la live. C'è una Tania in giro. Serve qualcuno che faccia. Tania, qualcosa. Chiudi le gambe, porco il cazzo! Chiudi le gambe, si vede. No, tutti spettatori. Ho visto tutto, Tania, ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Sto coperta, vai sotto. Hai Hitler! Un nazi! Ci deve essere. C'è un nazi. È un neo-nazi. Sì. Però non nazi schifo, nazi proprio convinto. Allora dall'astronave nella X tatuaggione qua che non è in realtà più una svastica, è cambiata. È una svastica tecnologica. Sì. Invece c'è dal centro dell'astronave nella X proiettano un ologramma con in mezzo Hitler, la faccia di Hitler che fa. No, vabbè, non va bene, non è che il mondo ha Hitler. Al massimo è Donald Trump. Dove vai Robin, dici qualcosa. Dove stava il manuale che volevo? Ma non mi sentivate prima? No. Ah, perfetto. Io volevo introdurre il personaggio fattore. Sì, quello che ovvio, perché ha trafficato droga spaziale. Ok. Che sono meteorito. Dici cosa si vede nella scena in cui lo mostro. C'ha tipo i capelli lunghi, un po' tipo Lerci, barba lunga, sembra un po' tipo Gesù Cristo. Oh, bello. Ok. Ti ricordo, mi ricorda qualcuno di appena uscito. È lui. Tipo il Gesù Compagnone, quasi, però è molto Gesù più. Gesù Compagnone, stava... il mistico. Ok. E se. Robbe ferme. Si vede che, tipo, la porta della sua cosa di criostasi è un pelo aperta. E lui, tipo, sta cercando di forzarla il più possibile per riuscire a uscire perché è impanicatissimo. Sì, ci serve un personaggio che. Che fa una cazzata adesso. Quindi magari il superfattone, effettivamente, come hai detto tu, dall'urto dell'esplosione... È anche in astinenza, dopo 3 anni ti risvegli e sei in astinenza marcia. Di qualcosa di futuristico, sì, e super dipendentoso, si apre la capsula, noi invece stiamo chiusi dentro. Che te ne pare, Robin? Minchia, stai come gli sciamani. Ok, a posto. E direi che la prima cosa che fa è prova ad uscire ed andare verso... Mica, ma che trailer lungo! Ma sono tutti... Sono verso tutti l'armadietto tipo... delle cose mediche. Ok. Ma sta cercando una doppia. Chiusi ancora dentro le criogeni. C'ha ragione, questo qui è il trailer. Il trailer dovrebbe finire istantaneamente appena la minaccia... Cioè, appena magari non si vede neanche. La minaccia, poi c'è la scena 1. Magari di base la minaccia si è già fatta vedere, ragazzi. È che siamo... Non si sono aperti gli sportelli. Non è la minaccia. No, in realtà vale come minaccia. Ragazzi, quanto è lungo sto trailer? Vale come minaccia quello. 30 secondi, è che noi ci abbiamo messo molto a spiegarlo. È vero, sono 30 secondi. Cioè, forse no, vabbè, 2 minuti. Comunque vale come minaccia perché non si sono aperti gli sportelli, quindi è prima situazione di pericolo. È nel trailer, ma noi adesso... Finale, tizio che cerca di aprire praticamente la porta, no? Sì, è l'ultimo personaggio che si introduce, no? Zoom all'esterno della stazione, la navetta che fa... No, neanche. Secondo me funziona meglio con il fattone che dall'oblò. Il fattone che dall'oblò
comincia a picchiare forte sulla, sulla fine, sul finestrino e zoom urlando, ma nessuno lo sente. È proprio un pazzo, nel senso picchia sul finestrino, sì, che noi ci caghiamo sotto perché potrebbe romperlo. Sì, esatto. Ok, così è figa che finisce il trailer. Vai. Va bene. Ok. Dicevo che per preparare la mappa prima della scena iniziale bisogna collezionare, tirare 3 dadi, 2 dadi e 1 dado. Da poi spostare nella... Cioè un gruppo di 3 dadi, un gruppo di 2 dadi e 3 gruppi da 1 dado. No, 2 gruppi da 2 dadi e 3 gruppi da 1 dado. È quello che abbiamo fatto praticamente con i dadi prima. No, hai tirato solo 2 dadi, hai fatto 5. No, 3. No, hai tirato 2 dadi. Ne ho messi 3 io. No, hai tirato 2 dadi. Sì, ma io ne ho messi 3. Sì, no, non li hai tirati. Ne ha tirato gli altri 2. 6. Ah, 2 di 6? Ma Robin ha scritto nel tirati. No, anche ragazzi, tu, Tato. Cioè, sappiamo leggere, fidati. Fidati di noi che abbiamo fatto la scuola elementare. Dico, ha tirato Robin. Giuro che l'ho fatta. Esatto. Anche perché 5 più 5 mi sembra, allora, anche un altro numero. Abbiamo già 2 gruppi di 2 di 6, allora, in questo momento. Abbiamo 5, 5, 2 e 3. Ok. Ok. Tiriamo 3 di 6. Abbiamo 1, 4, 1. Okay. Da posizionare, stare. Tanto se ne vanno. Lo faccio io, li metto io. No, li sta mettendo lui, lo sta scrivendo. Ah, ok. Segnando. E rollo altri 3 di 6, ma sono da prendere singolarmente. Ok. Quindi questi qua valgono come gruppi? Yep. Questi sono 1, 1 e 3. Però sono, allora, quelli prima sono gruppi, 5 5, 3 2 sono gruppi, 4 1 e 1 sono gruppi. E invece 1, 1 e 3 sono singoli. Così quindi? Sì. Ok. A posto. Ok. Li ho messi a caso, eh. Il preludio non deve necessariamente stare nella mappa, però diciamo che noi ci stiamo perché siamo attaccati. Sì, beh, il preludio è la navicella che si sta per schiantare contro le porte che non si stanno aprendo. Cioè, devono riuscire ad uscire sti poveri cristiani. Esatto. Subito dopo il preludio c'è la scena 1. Poi chi che prende il controllo di quale personaggio? No, ma non c'è il fatto. Non c'è il fatto? Sì, scegli, ma scegli al momento chi vuoi essere. Ok. Mentre la scena si sta svolgendo, un confronto è sempre quando la minaccia ci attacca o attacca uno dei personaggi. O un personaggio vuole ottenere un vantaggio significativo su uno o più degli altri. Cioè, quindi se tu vuoi andare da una parte, io voglio che tutto il gruppo vada da un'altra, esatto, dobbiamo confrontarci. Esatto. E però la minaccia quando è che accumula dadi? Ogni volta che compare. Ogni volta che compare. E non fa azione. Ogni volta che vinciamo noi ne perde uno. Ne perde uno, ma se la minaccia compare e non attacca, semplicemente si fa vedere, tipo alien che passa nei tombini. Sì. O tipo sputa, o vedi una coda, quello lì è comparire la minaccia, lei accumula. Nel momento in cui compare e attacca e perde, perde un punto. Però la minaccia può attaccare personaggi secondari per mangiarseli e quindi fare alzare la minaccia a gratis. Esatto, a gratis. Ok. Come funziona il fatto di chi fa il master, chi no? È comunitario o è a turno? È a turno. A turni? Stai dicendo è comunitario, poi diventa a turno. No, nel senso è comune a turni. È comune a turni, nel senso ce lo smettiamo, era quello il senso. Ok. Poi ci sono delle condizioni. Ah, bene, nel caso in cui qualcuno fosse morto. Dadi vantaggio. Ah, e sono i dadi che abbiamo messo. E i personaggi prendono dadi quando battono la minaccia o comunque vincono qualcosa, giusto? Diciamo che quelli sono dadi dei personaggi, questi, esatto, qui sono dadi dei vantaggi che troviamo assegnando delle cose con quel dato che abbiamo tirato prima. Ok. Quindi non direi che non c'è nient'altro da sapere. Il personaggio sopravvissuto che indirettamente è causato la morte del personaggio. Bla. Raggiungere gli obiettivi. Ah, è vero. Bisognerebbe trovare piano piano degli obiettivi per i personaggi, quelli giocanti, che sono brevi descrizioni di quello che vogliono qua dentro. Tipo la nera bionda, quella vuole, esatto, qualcosa. Tipo il pazzo vuole drogasse. Sì. Ah, tipo per ognuno deve tipo farmi una dose per il drogato. Esatto. Poi però, per la... Non una dose. In realtà, vabbè, lui vuole drogarmi pesantemente.
Raggiunge però l'obiettivo in modo soddisfacente per tutti gli altri giocatori, presumendo che la minaccia abbia raggiunto tutti e 8 i dadi di minaccia, diminuisce il potere della minaccia. Poi ricompensa per il fatto che i personaggi si minacciano l'un l'altro. Quindi dobbiamo cercare degli obiettivi per tutti i personaggi che abbiamo scelto. Sì, e che devono pure cozzare tra loro. Cioè, non è che il tizio si fa la dose e basta e noi lo guardiamo e facciamo, vabbè, drogati. No, noi non vogliamo che si droghi perché... Oppure magari, magari lui ci serve per un'altra cosa. Magari lui è un tipo un super tecnico, è un hacker di quelli pesanti. No, di quelli veramente bravi e ci serve per fare qualcosa, però se si droga diventa inutile. Ok, ci sta. La struttura adatti è, vabbè, a fasi iniziali, nel senso non c'è un cacchio qui, c'è qualcosa di strano qui, oh mio Dio che cosa c'è qui, oppure alla fine scappiamo perché c'è solo una via d'uscita. Quindi cerchiamo di, all'interno dell'economia della giocata, di dire cercarci una via d'uscita, oppure una che sembra l'unica e poi in realtà patunf. Leggo questa qui brevemente. I comportamenti aiutano a tenere vivi i personaggi, includono definire e usare i dadi vantaggio, fare molte scene senza confronti, tenere insieme i personaggi e quindi sommare i loro dadi contro la minaccia, però di solito la minaccia all'inizio non ti attacca in gruppo, no. Non perseguire obiettivi e confronti con gli altri personaggi. Invece quelli che supportano la minaccia sono lasciare i dadi vantaggio indefiniti o non usarli, fare confronti quasi ogni scena, quindi io e te litighiamo, che però è bello che litighiamo, dividere i personaggi, che è bello in un perché modo, si dividono sempre, sì, perché hanno i cazzi loro personali, e perseguire fortemente i propri obiettivi e i confronti con i personaggi. Quindi cerchiamo di ricordarsi questo e tiriamo fuori qualcosa. Va bene, chi fa il master all'inizio? Non io. Perché non te? Fallo te. Non ho voglia. Neanche io voglia, fallo te. Quindi tocca Edo. Bim, boom. Ah, che bello. Se la smettono così. Bim, boom, bam, senza bim, dire bim, bam. Bim, bam. Disparo, senti. Mastera, stronzo. Vai. Allora. Siete morti. Siete morti, no? Allora, l'astronave ha ancora un minuto prima di arrivare alle porte. Ok? La voce interna nell'astronave, che è quella robotica, quella automatica, no, fa attenzione, attenzione, prepararsi all'impatto, malfunzione alle porte di entrata, prepararsi all'impatto. Quindi a breve sta cosa esplode, sì, in mille pezzi. Esatto. La nera, da tranquilla che era, tira un calcio contro la capsula. Quindi tu sei la nera che la distrugge. Cioè, tu te l'aspettavi dall'energumeno gigante. La nera esile, molto carina, tutta curata, fa così e distrugge la capsula che invece il drogato ci ha messo 30 anni per aprire. Ok. Sia, ma stai calma. Diciamo che le tira un calcio in un punto ben preciso. Dove che... stanno i due cosi. Esatto, che la fa aprire. I due cardini che li diventa, okay. Li sfonda. È straforte. Poi mentre vediamo... l'indiano arabo, quel che lei apre la porta. Cosa? Apre la porta. Come la apre? A mano. È chiusa. È chiusa. La apre. Si è sbloccata. Diciamo. E bella fighetta. Quella si gira. Bella forte te, uè. Non ma è tu che sei? Hai una dose. Tu chi sei? Voi l'hai fatto. Hai drogato? E chi vuoi che sia. Ok. Sembravi il russo quello. Io invece faccio. Stai fermo con quel finestrino. E cerchiamo di collegare. Ti ricordo il trailer. Sei impanicato e hai bisogno di una dose. E cerchiamo. Siamo bloccati qui dentro. Dobbiamo entrare che magari c'è la droga. Ok. Cerchiamo di aprire quella porta. È quello che farla senza farci implodere. Lei passa accanto ai personaggi, inquadrandoli dalla descrizione che abbiamo fatto, e il nazista gli... Ma c'è un nazista! Che quello è il nazista con questa voce? No. Non gli ispira più. No, no, questo qua è l'energumeno. L'energumeno? No, ma no. Parla così! Questa voce! E c'era dell'elio nella sua! Il drogato me lo immagino tipo le boschi, ci sta, eh? Non mi ricordo di aver visto un film canera, e mo muore, tranquillo. E va verso il nazista e gli apre la capsula, sempre con molta, molta più forza di quanto
la sua figura. Ti aggiungo una cosa. Dimmi. Il nazista le sputa. Giusto? Sporca negra! Tu. Lei, non, neanche se lo pulisce, gli fa... Aiutami a uscire da qui, che quel tizio è strafatto. Che quel tizio sta in crisi d'astinenza. Zio, non sono fatto. Sto cercando la droga. Ah! C'hai ragione, comunque. Ho detto crisi d'astinenza, infatti, no. Ok. Nazi, non è che potresti aprire la porta? Il nazi ti risponde, non mi serve l'aiuto di una sporca nera. Ah, infatti senza di me non stavi qui, stavi lì dentro. Okay. Io. E se ne va. E il nazi tipo risputa per terra incazzatissimo. È tipo visibilmente contrito da questa cosa. E lei si guarda gli altri e gli fa, chi di voi non mi dà problemi? Cioè non mi darebbe problemi se gli aprissi la loro capsula. Io! Ma no, apriamole un po' tutte, uè. Non far parlare così nel gumero perché ti caccio. Ascoltami, si avvicina verso il drogato. Gli tira un pizzone in faccia. Piano, oh, però. Stai calma. Fastidioso. Questi sono tutti detenuti, sono criminali. E beh, zia, se non lo sai, lo sai anche tu, eh. In quel momento, dalla cosa dell'energumero... Lei ci pensa effettivamente alla frase che ha detto. Fa... Ma non per i loro crimini, sono qui. Dalla cosa dell'energumero arriva un pugno, una mano, sfonda il finestrino, il loblò, davanti a sé, quello, la faccia e basta. No? E la mano esce, tipo si apre da solo la... Una cosa che io non ho bisogno. Qual è? Sto facendo tia? No, è solo cambio la voce, tanto non ero ancora fuori. Guarda. La voce deve essere bassa per l'energumero, non me la fa. Okay. Bravo. Cosa dice l'energumero dopo aver fatto questa cosa super figa? Allora, ripetiamo i personaggi. Allora, sì. Il drogato e per ora il drogato. Tu sei la per nera. Ora il drogato. Io il nazista. Ok. A te la anche un vecchio. Che però non parla così, perché sennò te lo tolgo immediatamente. Io mi prendo Abdulaziz, che praticamente è l'arabo. Ok. E poi chi altro c'era? C'era Otacon. Otacon, il nero, chi lo vuole prendere lui? E siamo a due neri per mano. No, basta neri. Io voglio fare Otacon tipo quello di Metal Gear. Ok. Due sfigati, insomma. Aggiungete due personaggi, dai. Io voglio fare un vecchio. Un vecchio, ci sta. Va bene, mi piace. Io faccio un bambino. Bello, aspetta. Sì. Dopo. No, sto pensando. Mi è arrivata dopo la un roba. Un bambino che non mostra sentimenti. Sì. Sì. Ok. Dai. Hai presente il capo degli Assamiti in Vampire? Sì. Ecco, però non nevo. Sì. Ok, esco fuori con il numero. Messicano! Serve un messicano. Il vecchio è messicano. Il vecchio è messicano. Il vecchio è messicano. E odia Donald Trump. Donald Trump che in realtà... Però gli assomiglia tanto. Si è fatto clonare. Ed è il presidente del mondo. Esce l'energumero. Esce l'energumero. È l'imperatore. Ok, che fa l'energumero? Levatevi dal cazzo. Oh, come dici te? Otacon dalla capsula fa... Sbussa fortissimamente. Scusi, signora, molto forte. Non sì. È che potrebbe aprire, per piacere. Lei ti guarda. Ma io non dare problemi. Perché io... sei dentro? È una storia lunga con 3 cammelli, 4 donne, forse un po' troppa pornografia spinta. È un apposto. Sì, è un apposto, prova nuove esperienze. Apri pure, dai. Stare carmissimo l'energumero. Vedete che l'energumero si va verso i comandi. Va verso i comandi. E prova. Cosa c'è? Una porta? Per i comandi? Sì, prendere a pugni i comandi non funziona. Vediamo. È milanese, va bene. Tira i cazzotti sui comandi. Il messicano in tutto questo? Il messicano è lì chiuso. E arriva il fattone. Oh zio, vuoi che apro la porta anche a te? Drogato! Di merda! Avevi tu sei un drogato di merda! Così deve essere, messicano? Drogato di merda! Avevi staccato di porta!
Oh, zio, va bene, basta che stai calmo, però. Apre la porta. La nera va verso l'energumeno e gli fa... La smetti? Ci di far cosa ne vuoi un po' anche tu? In faccia? O se no uso la tua testa e ti sbatto. Facciamo i due? Senti il rumore delle ossa. Senti clac clank. Facciamo i due? Scusate? Si gira. Io ero pilota di camion spaziali. Ecco. Cioè, mio cugino era pilota di camion spaziali, ma io sono andato con lui spesso. Abdul, sai, sai qualcosa di quella plancia? Prima che quel tipo la distrugga. Posso dare un'occhiata? Se... Dai, sta porta che manca, mi devo... Mancano tipo 30 secondi all'impatto, ragazzi. Sì, mancano tipo 30 secondi all'impatto. E l'unico tizio che abbiamo detto che è un tecnico è chiuso e fa aiuto! Posso darvi una mano? E noi lì che semenavo. Dai, Rob, volevi dire qualcosa? Ti vedo. Io? Apriamo la porta al messicano, al Abdulaziz, che così ci guida la navetta. Negra, tu che sei forte, apri la porta. Fermo, aspetta. Hai detto negra? Si gira, da completamente le spalle all'energumeno, va verso di te e ti rimolla un ceffone di quelli di prima. Confronto, ragazzi. Oh, minchia, che problemi hai? No, è un ceffonino. È un ceffonino, non è una... Se lui dice voglio schivarlo o voglio tirarlo anche un ceffone, voglio reagire in qualche modo... Ah, ok. Lui... Ma il nazista... Zia, ma che problemi hai? Ci stiamo per schiantare. Il nazista, in realtà, è in disparte verso una... Cioè, tipo una plancia dove c'è uno schermo, no? E sta macchinando sulla tastiera guardando roba. Questo schermo verde con porno nazi fascisti. Porno fascisti. Fascisti. Tu esco uno di quegli stronzi nazisti di merda. È il peggior aereo più pazzo del mondo. La nera va, dopo aver dato lo schiaffo al tossico, va ad aprire la cosa del tecnico. E si gira e vede il nazista che sta lì marchingegnando, gli dice vai a controllare quel tale. Abdul, nel mentre, dietro camionista, si è seduto sulla sedia, no? Ha fatto... Calma Abdul, calma, ricorda cosa ti ha detto zio Urfa. Impatto tra 10, 9, 8, 7, si stacca un pezzo 6, di pelle, 5, inserisce il 4, cavo. 3, 2. La navetta vira. Impatto evitato. Rotato. Impatto evitato. Oh zio, ce l'ha fatta, sei un grande. Non mi parlare che non so cosa sto facendo. Qui manca il comunista di due. Beh, in realtà ci stanno un sacco di posti, insomma. Sì, esatto. C'è ancora il bambino. Il bambino. Il bambino in realtà nessuno se l'è cagato perché non si vede. Sembra che sia vuota la celletta. È vero. Vai, Tia, è tutto tuo. Dai, Abdul, vira sul cazzo. Pianeta quello della mia famiglia. Vedete che dentro la capsula. Ci divertiamo tutti quanti. La capsula si apre in automatico. Sentite. Pssst. Si apre ed è fuori dal fumo che esce fuori della compressione. Esce fuori un bambino alto 1,30 m, occhi spenti, pelle bianca e capelli neri. È il diavolo! È il diavolo! Quel bambino lì! È il diavolo! Guarda che sguardo! Nessuno si è liberato a suon di chiacchiere. Tutte, allora, quando il bambino si apre, poi tutte le porte si aprono. Cioè lui fa... Perché c'è Abdul ai comandi e non sa cosa sta facendo. Cioè, noi pensiamo che sia Abdul, io preferisco pensare che sia il bambino. Esatto. Ok. Ma il fatto è che la porta del bambino si è aperta leggermente prima rispetto alle altre. Si avvicina verso la tipo di colore. Dal basso la guarda. È inquietantissimo. Che hai da guardare, moccioso? Niente. Allora togliti di torno. Ci sono 2 metri di spazio qui. Pensa che è davvero inquietante questo cristiano. Lui è inquietante. Va verso il Abdul e gli fa...
Ottimo lavoro. Dammi parlare che non so cosa sto facendo. Sapresti agganciarti al dock per entrare? Ci sto provando. In realtà sto pregando. E lo senti che fa? Sono parole incomprensibili. Sono... Capisci solo cammello. Sono in ottime mani. Notare che il bambino quando si muove tutto il corpo sta fermo, tranne le gambe. Quindi quando si muove sembra che si muova dritto. È tipo Vegetto. Sì. Tipo Vegetto. Il bambino psicopatico gli viene troppo bene. Si avvicina per tutte le altre porte. Quindi esce il messicano. Si avvicina di fianco ad Abdul. Esce un irlandese. Un irlandese di quelli della mala. Esce anche un robot. Totalmente meccanico. Che è romano. No. Il bambino si avvicina ad Abdul. Si siede di fianco a lui. La nave subisce una virata violenta a sinistra verso la stazione spaziale. La state costeggiando attorno in questo momento. E appena Abdul guarda il bambino fa: oh cazzo. Guarda, vedete che il bambino guarda con attenzione la nave. Traiettoria di collisione in 30 secondi. Oh, zio, e c'è che fa: Che cazzo sta succedendo? Io, cioè, la nera va da, sai come si chiamano? I camerini, quelle cosette, perché vuole davvero staccarsi da questo gruppo di idioti e vedere se c'è una tuta spaziale d'emergenza che potrebbe dargli qualche vantaggio significativo. Non ci sono. È vuota. Sì, perché è un'astronave automatica. Non è previsto, cioè se voi morite nello spazio a nessuno frega un cazzo di niente. Quindi non è previsto equipaggiamento di sicurezza, tranne che una piccola scatoletta medica al centro proprio della nave, al centro dei vari scomparti. L'unica cosa che c'è che può sembrare utile è quella. Ma qua dentro queste robe mediche c'è qualche roba tipo qualche sostanza? Faccio vedere. Sto controllando. Sì, in realtà c'è una dose di morfina di quelle standard che Trump ha detto che 0,2 millilitri di morfina bastano per i carcerati. Per i messicani invece 0,1, c'è una fialetta più piccola. Razzismo anche. Quindi sono 0,2 e 0,1 di morfina. E poi ci sono bende, garze... Ma roba che si può rollare non ce n'è? Nulla. Puoi provare a rollare con la garza. Cioè mi rollo la busta di morfina. Io non so se... Ma la morfina è liquida, raga. Sì. Come fai a... Vedete che c'è dell'alcol? No, cioè sono solo due fiale di morfina, delle garze. C'è un... Non è alcol, è un... Si chiama... Tipo Sanitrat. Ok, ed è una specie di disinfettante. È tipo la mucchina. Disinfettante universale, tipo la mucchina, sì, però in versione un po' più industriale. Il bambino si avvicina alla cassetta, prende il disinfettante, lo porta al drogato e fa: bevila o sniffala, è buona. E se ne va. Nel momento in cui il bambino si è allontanato da Abdul, non ha detto il bambino. La nera si gira verso quello che è Otacon e gli dice: tu sai pilotare un affare del genere? E Otacon fa: penso di poter programmare una rotta per farci atterrare, credo. Beh, meglio che lo fai in 2 minuti, perché tra poco finisce il carburante. Otacon, spinto dalla nera, nel senso spinto a mani, va verso la plancia, attaccata, si siede accanto a cammello. Abdul lo guarda e fa: tu sei molto più rassicurante. E lui si tira su gli occhiali, è proprio sfigatissimo, e si mette a digitare, e tenta di far attraccare la cosa. Dici. Tia. Dici. No, facciamo lo sfigato che tira su. Sì, ecco. Ok. Leo Ferdinand.
È un Bill Gates povero, con i capelli lunghi, da straccione proprio. Vedete che intanto l'energumeno di fianco al nazista si avvicina di fianco al nazista e comincia tipo a urlargli qualcosa addosso. Sì, 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 il bambino lo uccidiamo tutti, regà. Cioè, stanno facendo il tifo contro il bambino. In realtà l'energumeno sembra non... cioè, il nazista non sembra molto preso da quello che gli sta urlando e cosa. È ancora lì che smanetta su questo terminale. E tipo, sembra iper addestrato. Cioè, hai presente quelli proprio indottrinati, no? A non chiudere, cioè, pensa solo a quello che deve fare. E ha questa postura qua, molto dritto, sta lavorando. Il tizio gli viene ad urlare contro e lui sta continuando a lavorare a questo computer. Nessuno è ancora andato realmente a vedere cosa fa. L'energumeno vede che ci sono dei nomi sullo schermo. Che cosa stai facendo lì? Vieni a darci una mano se sei così bravo, no? Mi sto Devo facendo di morfina. Una persona. Che la cazzo? Ti spacco il PC se non le fai capire. Ti spacco tutto. Sei dentro il loro database? Quello della navetta, sì. Sapevo che eravate stupidi, ma non così stupidi. Modera il linguaggio. Potresti tornarmi utile. Io do una mano a te e tu dai una mano a me. Mettiamo da parte le divergenze. È caduto Rob. È caduto Rob? Si è fatto male? Sì. È tornato Rob. È stato arciere. Adesso torna, dai, eccolo qua. Scusate ragazzi, ma la connessione oggi è proprio... Non posso fare alleanze con una nera. Sì che puoi, tu vuoi trovare quella persona. Anch'io voglio trovare una persona. La nera vede nel mentre che si soffre il tizio del di il tizio nazi si sofferma sulla sua scheda. Perché è la scheda dei passeggeri. Che scopri che è la scheda dei passeggeri che ci sono lì. Si sofferma sulla tua scheda. Cioè, esce il nome, esce la foto, l'età. Il profilo. Quindi dici: nome, Catherine. Catherine Kane, imprigionata per aver assassinato il marito. Puttana. Le donne non dovrebbero alzare le mani sui propri mariti. Sarà stata legittima le difesa. Per stare in cucina e fare quello che devono fare le donne. Sei bravo. Lavora con me. Mi serve qualcuno che sappia fare quello che fai. Solo finché non riesco a trovare un modo per uscire di qua. Ma prima. E praticamente arriva finalmente a una scheda. La scheda è quella di Frederick Schwartz. È nero. È questo vecchio. Vecchio, è un vecchio. Totalmente con lo sguardo pazzo, no? Tatuaggi nazisti sul collo. Di quelli vecchi, però vecchio stile, no? Hitler. Tipo 1945. E c'è scritto imprigionato il e c'è una data. La data risale a circa 50 anni fa. Adesso lo guarda, fa tipo un cenno di tipo beffardo, tipo sei un idiota. E poi lascia perdere, perché questo è un pazzo fanatico che vuole cercare un tizio, ormai è morto, era vecchio 50 anni fa, sarà morto. Sulle sezioni particolari c'è scritto 4 prescrizioni di paracetamolo al giorno. Se guardi. Ok. Il mio Otacon che cerca di far atterrare sta navetta ce la fa? Sì, sì, riesce a impostare. Riesce prima, deve fare uno scan del posto della... per trovare un portello aperto. O comunque riuscire a forzare un portello. Forme di vita presenti? 0. Forme di calore presenti? 7. Forme di? Calore presenti? 7. Forme di vita presenti. È importante sta navetta passeggeri che riesce a scansionare. Magari sei tu che hai semplicemente utilizzato lo scanner in un altro modo particolare. Lui fa così. Stavi cercando depressioni fredde all'interno della stazione per trovare per appunto un'apertura, un posto che fosse rimasto aperto e quindi fosse freddo, perché ovviamente lo spazio è freddo.
l'interno del posto invece è più caldo. Lui quando sente sta vocina fa... strano, ci deve essere un errore nei sensori fuori, però ho trovato un posto dove attraccare. Cioè, questo è Abdul. Abdul è tipo terrorizzato. E lui guarda Abdul e gli fa, è un errore, tranquillo. Ma che errore, errore? È un errore, non possiamo... Io l'ho visto! In mezzo a voi si mette... Abdul, in mezzo a voi scompare il bambino, da sotto. Da sotto compare il bambino. Lo sapevo! Bambino di merda! Si gira per il piede. Vedi, sono tutti pazzi a scrivere. Fa per mettergli la mano sulla testa e tipo... Ti sposta. Senti... Tu non hai sentito niente, vero? Andrà tutto bene, non preoccuparti. Ti uscirà sangue dalle orecchie. E dagli occhi. Un giorno... Sarai sottoterra, o forse fuori nello spazio. Il tuo apporto è molto significativo, bambino. La navetta sta virando significativamente. Abdul, leva questo cosa bambino sai, è lui fatto, pure vede nel futuro. Ma io posso dare indicazioni. Esatto, però per guidarla serve per l'appunto, perché per guidare per così tanto tempo di solito utilizzano degli automi. Ok. Che, o dei robot, ok? Prima si utilizzavano un vecchio sistema che si attaccavano e guidavano loro la navetta. Quindi io praticamente mi sto facendo tipo il navigatore rally. Esatto. Ok. E quindi mi serve Abdul tranquillo. Digli di girare a destra. C'era della morfina lì dentro, vero? Sì. Sì, ne è rimasta se vuoi. Tieni. Ce l'ha ancora... Come ce l'ha il bambino? Come ce l'ha il bambino? Come ha fatto a prendere il bambino? L'ha cercata il drogato? Sono andato a prenderla prima. Il ragazzi. Lui ha preso l'alcol. Io ho preso il bambino ha la morfina. La vuoi? Sì, non la morfina. Sì, grazie. Aspetta, te la preparo. No, non dovresti maneggiare le siringhe, sai. Mi mette dentro direttamente l'ago dentro la... Con il cazzo. Dentro Abdul. A me. Oh, porca puttana. Uccidete quel cazzo di bambino. Non agitate Abdul, se no muore. Basta. La navetta è stabile. Abdul, tutto bene? Ti rilassi? Facciamo attraccare la nave, vero? Sai che sei proprio una bella cammella, sì. Sì, grazie, ma adesso dobbiamo attraccare, poi cammelleremo insieme, ok? Attracchiamo? Okay. Dove devo andare, segui cammella? Le indicazioni del navi computer. Da... Come non avete potuto vederlo? Il cammellino! Non avete potuto vederlo? Ma quando prendeva la morfina? Il master non è mica Edo. Sì. Sì, infatti dovrebbe masterare solo Edo. Sì, ma io sto dicendo che è quello che ha fatto il bambino. Ah, ok. Io do il mio veto o meno sulle cose. Quando il bambino ha preso la morfina e gliel'ha ficcata dentro, ha lasciato un bel po' d'aria in alto. Muore Abdul così. Dopo. Non subito, deve arrivare l'embolo in testa. Ci piega un po'. Guarda che invece no, perché penso che proprio arrivi in testa. No, dovrebbe morire così un buffo di cazzo. Dovrebbe essere... Dovresti fare che Abdul se ne accorge e allora c'è il conflitto. Esatto. Se no, non va bene così. Se no è tipo in sotterfugio. Allora niente, fai che gli metto la morfina è buona, dai. Perché se no potevi fare andare in conflitto e vedere che succedeva. Esatto. Il restante è di kebab. Kebab, aria e morfina. Abdul è composto al 95% da C4, il restante 5 è kebab. Che cammellato. Ok, Abdul? Ok? Sì, sì. Allora tu hai scritto doc 75F? Sì, esatto, adesso vai... È una F, una E, non vedo una F. Ok. Vai in... Amico! Lasciami parlare a me con il fattone, che ne so. Abdul! Tu perché sei dentro? Ho craccato il Federazione Mondiale. Trump. Ho craccato il sito personale di Donald Trump. Ed è nero, e quindi non va bene. Io ho cercato di vendergli quattro mogli. Quattro? Mogli. Quattro mogli? Sì, però era un cammello bellissimo.
Non capisco perché lui abbia rifiutato e mi ha mandato qui. No, davvero, sfugge un po' a tutti adesso, però... La cosa bella è che sta raccontando a ognuno una storia diversa. È palese che lui sia un terrorista. Zio, tutto qua. Dobbiamo traccare se no ci schiantiamo. Abdul, sì. Ci sei? Ce la fai? Sì, c'è solo un piccolo problema. Quale? Dimmi che... Riusciamo ad arrivare a Porto 75F, ma non abbiamo carburante per fermarci. Sarà un pelo. Quindi ci schianteremo. Le alternative sono? Bambino, stai un po' zitto, hai già rotto il cazzo. Le alternative secondo me. Quindi dobbiamo provare quella per forza. E quindi... Beh, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, mio cugino Shazmal ha fatto atterraggio di fortuna e ha perso solo due braccia e un gamba. Saltellava in giro come un coniglio. Che continua. Facciamolo. Vai Abdul, sei in tutti noi. Io voglio un cammello. Pensa che... È un cammello, in realtà. Un cammello sì. Modificato di pensa niente. Questo. Se arriviamo vai. E attracchi bene, in fondo è pieno di cammelle. Vedrai che ce la fai subito. Me lo dicono da tutta la vita che mi aspettano un sacco di cammelle 72. In paradiso, cretino. Non ci casco più. Va bene, poi devi fare ciak e passare. Manca ancora circa all'atterraggio. Ma non deve fare un conflitto per fare l'atterraggio? Sì, poi facciamo un conflitto per l'atterraggio. Mancano circa un minuto all'atterraggio. Io ancora non... perché devono fare il giro. Non sono d'accordo al conflitto. Perché se riesce, sopravviviamo. Se non riesce, moriamo. Non è un conflitto di intenti. Se non riesce, qualcuno ci muore. Se non riesce qualcuno è dalla minaccia. No, una... ci muore chi ha fatto il conflitto. Se riesce, se il conflitto riesce, atterrate molto meglio del previsto, ok? Però non subite dei danni, tra virgolette, nel senso magari a qualcuno c'ha un taglio. In realtà non lo perdiamo il conflitto. La caviglia slogata. Non possiamo perdere il conflitto, ragazzi. Perché se lo facciamo tutti insieme, dato che lo facciamo in gruppo. No, lo fa in realtà solo Abdul perché lo guidare. Però lo fate già in due. Al massimo Abdul e l'apporto, e l'apporto di okay. Tecnico. Capito? Quindi è solo Abdul il tecnico a tirare. Ok, tirate 4 dadi contro 2 dadi della minaccia. Se si perde la minaccia, cioè se si perde la minaccia in questo momento è che l'astronave subisca gravi danni quando si atterra. E anche voi subiate dei danni. Vabbè, non devono essere mortali. Infatti continua a stare okay. In tema. Così dopo come lo possiamo anche... Quindi manca circa un minuto all'arrivo. Cosa fai? Il chuck okay. Adesso? Continua. Abdul e il tecnico sono lì, il bambino è con loro. Ok, che sta cagando il cazzo, come fanno i bambini. Il drogato è lì dietro, anche lui appoggiato tipo così, che guarda la siringa di morfina cercando di capire come fumarsela. Forse se la vaporizzi. E... inalo gli odori. Esatto. E invece la nera... sta davanti al portellone d'entrata, cioè quella che... dove si spera ci attracchiamo, sta così. Fermo. Ok. Immobile. Il energumeno? Energumeno è ancora lì che sta cercando di parlare con il nazista, ma il nazista non credo che gli dia retta. Il nazista adesso è... in realtà sta guardando l'energumeno. Adesso mi guardi. Ho finito di fare quello che dovevo fare. Cosa? Stavo cercando una vecchia conoscenza. E allora vai lì e dai una mano a quegli stronzi davanti. Perché? Perché stavi smanettando? Se smanetti qui, smanetti là. Ah, ma questo è un terminale semplice, non ho idea di come seguire questa bagnarola. E provaci. La stanno già guidando altri. Provaci. Non mi piace il tuo atteggiamento. Neanche il tuo mi piace. Il nazista tira un pugno all'energumeno, alla bocca dello stomaco. Tira. Io cerco di attutire il colpo. Posso? Dimmi. I conflitti, perché stai facendo così tanti duri? Non so perché. I conflitti in sé per sé sono
accompagnati da un intento, cioè l'intento del nazista è quello di umiliare l'energumeno, esatto, metterlo sottoposto, esatto, ma il controintento dell'energumeno deve non farsi umiliare, quindi non è soltanto è una lotta chi ce l'ha più duro, suppongo, sì, però quindi l'energumeno dovrebbe o rispondere oppure far finta che non gli abbia fatto un cazzo, esatto, esatto, e lui cerca di attutire, okay, infatti ha detto, cioè cerca di far finta che non gli abbia fatto niente, vediamo. Vai, un po' Edo. 4, 3, 7, 5, 3, 8. Ce la fai. Attutisce. Vedete che arriva il colpo sugli addominali, ma è veramente troppo grosso. Il nazista prende... Aspetta, signor master. Wait for it. Ah, ok. Quindi sì, il nazista tira il pugno. Devi dire prima. Mm-hmm. Il nazista tira il pugno e l'energumeno attutisce proprio della grossa. Cioè, tipo, il nazista fa... Ah. Tre anni di sonno non fanno bene al fisico. E va bene. Vado a vedere cosa fanno quelli là. A bozza! E a bozza. Tira il pugno, fa... Ah, mi sono rotto. E baci veloci. Grazie. E si mette di fianco alla nera. Ok. Il messicano. Messicano anziano sta zitto e guarda malissimo il bambino. È convinto che sia il diavolo. Raga, scusate, c'è Jingle Bells sotto in sottofondo. No, davvero, è vero. Scusate. Sul serio? Sì, tranquillo, tanto è Audio Library, è quella gratis. Cioè gratis, free copyright. Vabbè. Quindi il messicano cos'è che dice? Sta urlando. Che guarda malissimo il bambino. È seduto in piedi dov'è nell'astronave? È in piedi dietro a tutto il gruppo di gente che ha le manovre. Ok, sta cercando di guardare praticamente. Guarda malissimo il bambino. Un po' curvo. Ovvio. Sì. Poi chi c'era? C'era un irlandese. C'era l'irlandese, c'era... Allora, il messicano abbiamo detto, l'irlandese, in realtà nei commenti non l'abbiamo detto, però ho scorto un... ci deve essere un nano, il nano quello avventuriero dello spazio, non nano D&D, eh. Ok, c'è un nano. Sai quell'attore, certo, che fa sempre il nano, esatto, in questi film qua? Praticamente basato, sì, okay. Giubbotto di pelle. Quello che c'è il nano in Pirati dei Caraibi anche. Sì, quello lì. Ok, sì, va bene. Quindi ci sono un irlandese e un nano, mi sembra una barzelletta. È vero. No? Una negra e una zista. E il comunista, che attualmente non hanno... Cioè, il comunista è tipo... Tipo Che Guevara, praticamente. Sì, è vero. Vede il bambino e dice, minchia, quanto me lo fangerei quel bambino. Wow. L'irlandese gioca a carte con il nano. Sì. L'irlandese Andrea e il nano stanno giocando a carte. Questi qua escono dalle celle, ma... Oh, briscola, briscola. Intanto tutti gli altri si stanno picchiando, quindi giustamente. E l'irlandese non si sa da dove ha estratto una bottiglia di qualcosa. E la stanno scambiando. Sia lui che il nano. Quando, cioè, prendono una mano, esatto, ti fanno un sorso, ok. Esatto. Ah. E sentite, mestamente... Per la briscola. Mio nonno mi diceva sempre... Cosa? Lo sai come si chiama il nano? Nan solo. Nan solo. Stanno tirando fuori dei giochi di parole bellissimi. Praticamente l'irlandese, sentite soltanto che dice al nano: mio nonno mi ha detto sempre che in tempi di crisi bisogna bere, quindi io in tempi di crisi mi porto sempre una bottiglia nel culo. E il nano fa così. Esatto. Stanno bevendo da un po'. Ma... e vabbè. A posto. Il comunista invece lo do a Cecil. Fai il nano, sei io faccio l'irlandese, tu sei comunista. Adesso ci inventiamo un quarto personaggio secondario. Questi il cinese. Un cinese, vai. Un cinese. Ma il comunista non ho assolutamente idea di come farlo. Fallo ebreo. Lo scarico all'Aux, faccio il cinese. Volevo farlo io cinese. Cazzo! Dove volti una primavera, tu essere mia puttana, vuoi tutte le mie puttane, muovere il culo, blu testo. Vedi Mister Ciao, ok, abbiamo capito. È comunista, come fa? Bravo, fai il comunista. Da. E io essere a madre Russia? No.
Dove se ne cazzo finito io? Quello che fa sempre il russo nei film. Esatto. Con, ha anche il cappello con la stella rossa. E la coda da marmotta. Abbiamo stereotipi in questa navetta. No! È una coda da marmotta. Una coda di marmotta, perché? Sono canadesi. È degli scout comunisti. Potere a tutte. Ha tentato di andare a vendere biscotti a Donald. Potere a tutte. Potere a tutte. Popolo. Ivan il comunista, va bene. A posto. Non fare uscire Ivan, che se no te spacca culo. A posto. Quindi arriviamo. Momento. Io tiro 2 di 6. Manfredi tira 2 di 6. E la minaccia. E la minaccia tira 2 di 6. La minaccia la fa Naux. Va bene. Vai. Per questo giro. Io ho fatto 10. Un 10 è molto buono. Il tetto fa un 8. La quindi minaccia. Fate 6, 10, fai 6, 5, 11. Deve fare di più, capito? Deve fare 11, quindi deve fare 6 e 5. Però, aspetta, noi possiamo... No, hai fatto 1 e 1. Ciao. A posto. Ciao. La navetta... Mentre 4 il gradi a sinistra, 4 gradi a sinistra, boom! Cosa sono gradi? Cosa sono gradi? Gira, porca puttana! Va bene! Sono parti di cammello, vai, gira! Io ragiono in cammelli, tu ragioni in cammelli, ma ce la faremo! Io traduco gradi in cammello. Porti di cammello a destra! Praticamente, con questo sistema metrico stranissimo, ok? In che cazzo di male siamo finiti? La navetta si infila perfettamente... In Egitto! Nelle rotaie d'atterraggio. Tipo, si incastra. Accuratezza magistrale. Si incastra e viene praticamente frenata dall'attrito. Ok, e si ferma tanto così dalla porta. Solo che è uscita un po' dalle rotaie e fa solo questo. Stung. Col muso in avanti. Chuck, cambio. Azzurro, ce l'hai fatta, sei un figo. Scena 2. Vai, Manfre. Io? Dai, sei già lì. Ok, per me... Aspetta, prima che si chiuda tutto, si sente l'irlandese che fa. Visto? Te l'ho detto che andava tutto bene se si vedeva. Sa un po' di merda. Però è buono, è sempre alto. Allora, scena 2. Come ha detto Edo, la navetta si è incastrata. Non ci dovrebbero essere problemi ad aprire le porte, perché sentite proprio il suono classico della pressurizzazione. E dall'altra parte sentite una musichetta tipo l'ascensore, tipo. Chi fa qualcosa? Il bambino, vedete che va verso la porta. Attualmente è in tachicardia. Oh mio Dio, l'abbiamo fatta, hai visto? Siamo stati bravissimi! Non può andare in tachicardia, c'è la morfina. È vero. Siamo stati bravissimi, hai visto? Bello. Però è calmo. Il bambino vedete che si avvicina alla porta e esce. Ma come c'è la musica tristissima? Allora, il bambino si avvicina alla porta e quando adesso la porta che dà segnale verde si apre tranquillamente, fa pish, dall'altra parte una porta chiusa che fa pish, e si apre un corridoio dove come disegno su una mappa? Te lo fa vedere io. Quantità ossigeno? Puoi fare shape o 76%. Quantità azoto? 12%. Puoi disegnare, fare cose. Quantità stronzi? 1%. Okay. Scusami, c'è il 76% di ossigeno e il 21% di azoto. 12% di azoto. 12% di azoto? Se... Cazzo, non so di beh, è ospitale come posto. È un'aria buona. Praticamente respiri e vai a fuoco. Ah, è azoto. Cancelliamo tutto e rifacciamo. È ossigeno. End, c'è anche un po' di carbonio qua. C'è la voce dice così. C'è un po' di carbonio qua e là. CO2. Guardate le mie doti. E idrogeni. A caso. Questa dovrebbe essere un'entrata. Cosa sono? Dei peli? No, queste sono delle porte, però non credo che siano rappresentative dell'essere porta. Ci si arriva? Sì. Vabbè, facciamo così. Questa e questa. Sono direzioni. Questa è una hall. Che però sembra quella di un albergo. Cioè, nel senso, ci sono poltrone molto comodo, c'è la luce, effettivamente c'è l'allarme sull'ossigeno che è soltanto al 75%, che però per una nave così grande il 75% è abbastanza buono.
L'unica cosa che attrae l'attenzione del simpatico bambino è che la porta davanti, quindi dritta davanti a lui, quella a sinistra, è sfondata. Cioè non è che è aperta, è chiusa e divelta. Le altre due porte a destra e a sinistra sono buone e c'è un segnale luminoso verde, quindi ci si potrebbe anche andare. Nella stanza non c'è nient'altro? Nella stanza... Allora, qui noi abbiamo i dadi da poter distribuire? Quando ci pare? Come sì. Ci pare? Sono oggetti nella sono stanza. Oggetti che si possono trovare lì e che hanno questo valore in aiuto. Ok, accanto alla stanza a destra c'è un cacciavite... Però è. Immaginiamolo futuristico, datemi una mano. Un cacciavite sonico. No, smetti di fare il Dr. Ufen. Alonso. 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 Dovrebbe essere un tool tecnico, molto tecnologico. Alla piruletto che infila R2D2. Esatto, è il piruletto di R2D2. È quello lì. Sta accasciato come se qualcuno l'avesse perso, magari stava correndo. Vicino alla porta sulla destra, e io gli assegno un 1 a questo coso. Che non so come si sposta. Lo sposta Nauro. Sposto io. Ah, ok. Bravo, Nauro. Gli altri oggetti li devo usare per la stessa stanza o sì. Me li posso tenere? Sì. No, metti per la stessa stanza. Potrebbe essere un macchinario il 4, per dirti, no? Ok. Sul il 4 è un terminale che sembra l'accettazione, cioè, praticamente è un terminale di accettazione che però è connesso con buonissima parte della nave. Mm-hmm. E l'uno è una tessera di livello A. Buttata, non sta a noi sapere che cazzo vuol dire. Buttata proprio lì dove sta. Allora il bambino cosa fa intanto? Raccoglie la tessera e il cacciavite. Il bambino va sulla tessera e la nera lo ferma qua sopra con la mano sulla spalla e gli fa: tu hai fatto, ti sei mosso troppo e troppo in fretta. Hai bisogno di una badante, ma non sarò io. Fili al centro del gruppo e non dici una parola. Però prende la scheda della tessera e se la nasconde. Se la nasconde, no, la nera non lo vede. Cioè non ha visto che lui puntava qualcosa, l'ha visto soltanto andare per primo e gli dice sta cosa. Che fai? Toccami un'altra volta e quella mano te la mozzo. E si mette in fila. Bravo bambino. E la vedo comunque molto difficile. Voi che fate? Allora Abdul rientra e si sta facendo sorreggere da Ocelot. Chi è Ocelot? Del tizio. Ah, Orogor. Prendo l'uno, Ocelot. Ho tolto l'uno perché me lo tengo io. Sì. Ok. Abdul si sta facendo sorreggere da Otacon. Sta un po' straparlando. Scusate. E lì che fa? Hai visto bella cammella che atterraggio che abbiamo fatto? Sì, Abdul, sì, abbiamo visto. Abdul è il salvatore! Sei quello che ci ha permesso di sopravvivere qui, ti dobbiamo tutti la vita. E vedi che metodo metrico ai cammelli funziona? È più preciso del metodo metrico tradizionale. A grandi linee. Ascoltami, sì. Noi arabi abbiamo inventato numeri, possiamo anche inventare un nuovo metro. L'Arabia però non c'è più da 250 anni, Abdul. Cosa c'entra questo? E i cammelli sono estinti. Non è vero! Non è vero! Sì, Abdul, sono estinti. Allora, cosa cazzo ho venduto io ad un altro? Non lo so, forse è per quello che sei in prigione. Guarda così. Fine. Comunque... Tutti gli altri astanti, il nano, l'irlandese, il comunista, entrano nella hall e si guardano intorno. Che potrebbe... No, ditemi voi... Deve essere casa mia, dove fare bordelli. Il nazista va verso il cacciavite. Mm-hmm. Lo prende, lo guarda e fa... È macchiato di sangue. Sì, lo prende, non sembra concentrarsi sul sangue, fa... Materiale tecnico classe S12. Strano trovarlo qua. E poi tipo lo fa girare tra le dita e se lo in tasca. Togli l'uno. Quindi dammi l'uno. Prendilo. Non lo posso prendere? Sì, puoi spostarlo. Come? Ci clicchi sopra. Sì, puoi spostarli solo tu. Ok. Te lo metto in alto. Otacon si tira sugli occhiali un'altra volta e va verso la postazione.
mentre dicendo... sorregge Abdul. Abdul lo posa sulla sedia, lui si mette sopra Abdul e fa così. Camelli. E vi fa... cosa facciamo adesso, signori? Adesso? Adesso? Sfondiamo quelle cazzo di porte e andiamo a destra. A destra? Sì. E, d'accordo, datemi un secondo. E sai perché andiamo a destra? Perché andiamo a destra? Perché l'ho detto perché io. L'ha deciso lui. Bravo. Ma... andiamo a destra. Se a vuoi... sinistra. Andiamo a... in fondo c'è un'armeria. Andiamo a destra, ho detto. Sarebbe più opportuno... andiamo ma ci a sono destra. Le sopra, la cosa verde. C'erano sulle luci verde. Non ho capito. Le scritte ci sono? Dove no, quando... sì, la luce verde è un porta, come si dice, sai quando ci passi e si apre? Se è rossa non si apre. Il comunista okay. Vuole andare a sinistra. Ma c'è una scritta... che... nazista a destra. Sì. C'è un... c'è una scritta che dice dove conduce? No, no, no. Però Otagon ha appena detto che a sinistra, a quattro corridoi in fondo, c'è un'armeria. Testuali parole. Non ci interessa un'armeria, ci serve una cazzo di navicella spaziale per tornarcene a casa. Tu vuoi restare qui? Altri tre anni senza droga non li faccio. Datemi un secondo che cerco in questo terminale se ci sono altre navette. Andiamo a destra, il nazista cazzo ha trovato un cazzo di cacciavite, per quanto cazzo è inutile a tirare i cazzotti, magari è utile per prendere qualcosa. La nera ti fa... se vuoi andare a destra, vattene a destra. Noi andiamo a sinistra. Perché sì, vai a sinistra? Sì, anch'io sono dell'idea che andare a sinistra sia la cosa migliore. Chi è questo? Nazista. Allora, dai, vai. Ok, venite con me voi. E prende l'irlandese, sì. Il nano. L'irlandese segue gli irlandesi Robert seguono Lord. Quelli grossi. Il nano segue l'irlandese perché ha la birra. Ok, l'irlandese con chi va? Va col grosso. Quindi va a destra. Il bambino va con loro. Qui con loro chi? Con i grossi. Con il grosso. I cammelli riempivano un buco nella vita di Abdul che nessun altro può riempire. Letteralmente. Più che altro Abdul riempiva buchi nei cammelli, però va bene, non è questo. Non è sardo coi capre come... Abdul nessuno riesce ancora a pinpointare esattamente sì, perché cazzo è qui. Il terrorista che mandava cammelli kamikaze, addestrava cammelli kamikaze. Il vecchio dove va? Il tecnico però sa, questo lo dico io perché hai visto il coso qua, no? Questa è una cosa estremamente strana. Il coso che c'ha Abdul. Sì, cioè tipo l'hai vista su alcuni vecchi automi. Però lui è troppo umano per essere un automa. E c'erano voci in alcuni circoli che fossero tipo di spie, vecchie spie, cose del genere. Però Abdul è giovane. Ok. E Rob è crashato. Allora, la mia grossa live nana irlandese comunista nazista. Perché nei film ci si deve sempre separare? Perché sì, siamo esseri umani. Stiamo giocando per alzare la minaccia, ragazzi. Prima l'abbiamo strabattuta, stiamo un attimo giocando per alzare la minaccia. Oddio, ti è diventato enorme. Ho paura. No, il bambino satanico. È andato proprio... No! Si tornerà adesso. Eccolo. A sinistra vanno il fattone, la nera, Abdul, il comunista e il nazista. Il nano carica! Il nano, l'irlandese, il tizio grosso. Sì. E il bambino vanno a destra. Ok, così non disperdiamo i personaggi troppo. Cioè, rimaniamo. Sono i due personaggi in Aux più due spalle. Sì. E sono una spalla e tutti gli altri personaggi principali. Il nano moriva per primo. Scusate, nessuno si chiede cosa ci faccia un bambino nella navicella. Vabbè, è una cosa così tanto variegata. Tesoro, ci stiamo chiedendo tutti quanti il perché di tutti. Ok. Tranne forse di quello grosso. In realtà è un pezzo di pane. Niente, però è sembra grosso soltanto e uno grosso e cazzone. Che però para i pugni. E allora, non reagisce. Il messicano va con voi, con la nera. Mm-hmm. Ok. Quindi il gruppo si separa. Il gruppo che va. Ah, cazzo, il cinese. Vabbè, su spalle possiamo non dire dove vanno. Il cinese va col gruppo, sempre. Che è la spalla che va col gruppo, il cinese, vero? Insieme al comunista. Quindi sono due spalle e due spalle. Ok. Penso sia normale con Trump come presidente.
Ok, quindi i ragazzi vanno a destra. La porta è verde e si apre tranquillamente. C'è un bellissimo corridoio, ma in realtà qui, a parte la porta centrale totalmente divelta e i due oggetti, uno ricoperto di sangue che avete trovato, il bambino non l'ha detto a nessuno che ha trovato la chiave di sicurezza A, è tutto super pulito. Cioè, sembra davvero la hall di un albergo. Come se fosse... in realtà non fosse il dock per i detenuti, esatto, ma fosse per i visitatori, quelli super stocazziani. Quindi c'avete questo corridoio. Ma lui è andato, Rob è andato con lui? No, Rob ha problemi di connessione, raga. No, perché non ci sta. Rob ha problemi di connessione, speriamo che arrivi. Facciamo una pausa mentre aspettiamo? Sì, dai, pausa. Dai, facciamo una pausetta. A tra poco, gente. Eccolo, è arrivato, abbiamo fatto pausa. No, non siamo in pausa ancora. Ok, allora non facciamo. Ok, il gruppo di destra si ritrova in un corridoio molto lungo, molto aspetta, bello. Ricapitoliamo i gruppi per Rob che è stato, che è crashato. Ok. Allora, a destra ci sono il tizio grosso. L'MP. Sì. L'irlandese. L'irlandese, il nano. Il cinese. Il bambino. E il... No, sì. Il cinese va con... Il cinese va di là. Va di là. Quindi l'anziano. Sono questi quattro. Ok. L'anziano. Mentre il tecnico. Sentite? Sì. Sì, ti sentiamo. No? Ti sentiamo? Ok, l'anziano ha chiesto se andava quello perché c'era il bambino, voleva seguire il bambino. Ok, l'anziano va col bambino, quindi va a destra, quindi il messicano va a destra. Ok. E il resto a sinistra. Io so perché lui vuole andare a destra, ci sono i 5 e 5, perché è per questo che Naux vuole andare a destra. Ma no, in realtà il master li sposta come gli pare. Esatto. No, io ho destra a caso, Poi da sinistra invece ci vanno il cinese, la nera, il nazi, Otacon con Abdul e basta. Vabbè, le spalle in realtà chi se ne il comunista, basta. Ok, mi ricordi le spalle che vanno a destra? Per favore? L'irlandese, il cinese, no, il cinese non è una spalla, l'irlandese e il nano. Ok, però Rob è ricrasciato. No, non è ricrasciato, è sotto questa da weapon. Che stupido nome. Ragazzi, mi spiace, oggi proprio la connessione non va. Vai tranquillo, adesso basta rimetti la webcam, sei a posto, vai tranquillo, contiamo così. Non me la fa mettere. Vabbè, non metterla, dai, lascia stare. No, oh, eccolo. Ora sta andando. Okay. Oh. Allora, sulla destra, dicevo, corridoio. Devo disegnare. Così? Sì. Perfetto. Corridoio molto, 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 molto lungo. Con qui... Un gate, sembra diverso dagli altri, sembra esserci un controllo di sicurezza e qua sopra ci stanno delle telecamere con montato qualche sistema d'arma, cioè nel senso che non dico che siano fucili, potrebbero essere tipo laser, ok? E di qua invece c'è una porta o magari stun anche soltanto anche, ok? Specie io volevo Tesla, spostare qua. I 5 ma non sposta i 5, no, spostare. Dove li metto? Mettili fuori dalla mappa, fuori dalla per adesso. Qui dentro non c'è praticamente niente, è un corridoio. Sulla destra... Ah, e tra l'altro sulla... dall'accesso quello armato c'è scritto Gate B. Che qualcosa dice al bambino, effettivamente. Ah, ma scusa, questa non è la Gate A. Ah, però... classe A, era, c'era scritto. Era... Classe sì, A. Classe A, qui è Gate B. Ok. Cosa fate? Allora, l'energumero va verso i laseroni. Ok. E quando si avvicina un pochino, le telecamere si accendono e esce un laser soltanto mirino che punta il cuore dell'energumero e l'altro la testa. E quelli che sembrano invece i laser che ti fanno del male, che lo puntano e basta. Ok. Non ti sparano, non fanno niente, però davanti a te effettivamente... Cioè, sai, immaginati un tornello futuristico dove devi strisciare una carta. Ok. L'irlandese si appoggia nel comune e fa: mi hanno detto che se stai fermo non ti vedono. Ma non è un T-Rex. Uno dei laser si sposta sull'irlandese immediatamente. Allora vai avanti te. Gli dà una pacca. Si caga sotto perché va avanti, effettivamente lo puntano a lui, però non gli sparano. Bene, allora vai avanti ancora un po', no? Beh, lo usa come scudo? Vorresti... C'è la tessera! Eh?
Quale no, il bambino non lo fa. Il bambino lui sta dicendo, c'è da tirare una tessera qua. Tu hai una tessera? No. No, perché... Ti paio di questo posto? Sai, mi hanno detto che dentro sono brutto, quindi non so se vuoi aprirmi o cose del genere. Ma... Il nano. Ma siamo in 5, questi sono solo 2. Vale provare, no? Ok, corri irlandese, corri. L'irlandese... Dobbiamo andarci tutti insieme. L'irlandese fa tipo il segno della croce. Ok. Prende la birra, la passa al nano. Dice... La conserverò come fosse tua. Bravo. E inizia a correre. Quindi va verso il gate. Cantando una canzone irlandese. I laser ti seguono. Cioè ti seguono in maniera che te caghi sotto. Però oggettivamente fino a quando non vai davanti al tornello e non lo tocchi e non fai niente, non ti sparano. Per ora tutto a posto, potete venire. Quindi voi state lontani, vedete che effettivamente se vi avvicinate non succede niente. Ok, quando il bambino va dietro l'energumero, sì, in modo tale che quando si muove passa la tessera di nascosto dentro la... Ok, nessuno vuole vederla questa cosa? Beh, l'irlandese è lì però, è un personaggio a spazio. C'è il vecchio che sta guardando da tutto il tempo. Cioè, è vero, c'è il vecchio che lo sta osservando tutto il tempo. Ok, il vecchio, secondo te, tenta di fermarlo? No, lo guarda fare, lo guarda lontano e lo tiene d'occhio. Perfetto, lui, il bambino striscia la carta A. Il gate si illumina di rosso, escono delle sirene e l'irlandese fa splat, punto. On the rocky road to da! Cosa fa il bambino in questo momento? Cioè escono proprio le sirene, sai, dal niente, escono le sirene, fanno wah 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 e li, non sono, non avevo detto che erano mitragliatori, i laser tagliano la testa, squadrano la testa di netto dell'irlandese. Più uno minaccia la minaccia. Oh. Ah, era per questo che serviva. Il bambino adesso si accorge praticamente che questo sistema è tarato. È stato lui. Sono più alte. È lui che ha ucciso l'irlandese. Lui, è il diavolo. Non sono stato io. È stata la macchina. Bambino, però tu dovresti fare più attenzione. Io? Dovrei fare più attenzione? Sì, dovresti fare più attenzione. A cosa? Alle non vostre far morire le persone che ti circondano, ad esempio. Ma non era intorno a me, era davanti. Anche questo è vero. Vabbè, facciamo che quella tessera la dai a noi, vero? Quale, questa? Fa un passo indietro. Fa più di un passo indietro quando minaccia di... Quando la passo qua dentro succede cose brutte? Beh, se rimani soltanto tu lì davanti, probabilmente succederà a te. Ah, ok. Allora, te la do volentieri. Ma... Ricordati. Sì? Questa cosa. Sì? Tieni. Cosa? Vedrai. Mi devo ricordare. Nella testa del nano l'irlandese fa la birra, scaccia tutti i pensieri e i ricordi. Perché sono finito qui? Chi la tiene questa? Perché io sono solo una comparsa. Così. No, chi la tiene questa? Nonno, vuoi tenerla tu? Sono tutti comparsi, il bambino. E il... Il prepumero. Il vecchio e il nano. Il vecchio e il nano sono comparsi. No, il vecchio non era. Non è comparso. Il vecchio è suo. Ed è nel messicano. Vecchio, la do a te questa. No, non la dai a lui. No, io non tengo niente. Tu non tieni niente. E là va verso il recupero. Il nano lo guarda così. Guarda. Sei l'ultimo rimasto. Grazie. Ascolta, fatti un giro anche te nei tornelli, va. Fa il passo indietro. Sei simpaticissimo. Sì. No. Sì, apri l'altra porta, forza. No. Ah, ok, l'altra porta va bene. Va bene, vado.
Vabbè, ad aprire l'altra porta, che invece si apre tranquillamente col sensorino. E dentro c'è un'altra sala d'aspetto dove ci sono, facciamo, 14 cadaveri. Ora, chiedo a Edo, come sono morti questi 14 cadaveri? No, devi sceglierlo tu, eh? Ha deciso di chiedere a me. Questi cadaveri sono morti, sono come se la cassa toracica fosse letteralmente stata aperta. Ok. Cioè, come se si fossero schiusi quasi. Allora, alien proprio. No, alien faceva un buco nella panza, usciva. Ok. No, questi sono proprio... Come hai presente i mostri in Dead Space? Sì. Che hanno la cassa toracica completamente aperta, okay. Cioè deformata? Sì. Uguale, okay. Solo che sono morti e non sono, non sembrano vivi e mangiano gente, capito? Sono persone normali però con la cassa toracica completamente aperta, splatter ovunque ovviamente, sangue ovunque. Ci sono strusciate, no, di sangue che vanno verso? Vanno sui muri, ce ne sono parecchie che verso... Entrano dentro i pannelli? No, un pannello sotto, ci sono sotto. Delle piccole grate, okay. Strette. E ci sono delle strisciate che vanno verso di lì. Addirittura uno dei cadaveri è quasi in mezzo di una di queste. Cioè è stato quasi fatto entrare a forza. È stato trascinato. Sì. A quanti dadi sta la minaccia adesso? Tre. Sta tre? Ok. Il nano fa... Ragazzi, venite a vedere che ci sono persone morte. Persone morte? Sì, e sono tutte... Vieni a vedere, per favore, guarda. L'energumeno si sporge, guarda dentro. Cioè, c'è una super gore di 14 cadaveri divelti con strisciate di sangue che vanno verso il basso. Verso una grata. Non ho... Cos'è che va verso una grata? Delle strisciate di sangue. Cioè, come se quello che fosse uscito da... dai cadaveri si fosse rintanato dentro quella grata. Facciamo che anche quella grata c'ha un bel buco, non troppo grande, come se ci fosse entrato un cane. Uh-huh. E nano, sì vai a dare un occhio al buco, va. Ma ci devo andare, perché ci devo vai andare? Sei nano, abbiamo tipo 2 metri di differenza, secondo te chi ci va? Ok, questa il bambino. Non... Lui è più piccolo di me. Ah, il bambino? Sì. Quanti anni hai tu? 11. E tutta quella barba? 35. Ok. 11 e 35. 35. Secondo te un bambino può riferirmi bene quello che vedrebbe uno di 35 anni? Oh, d'accordo, vado io. Però tipo dammi qualcosa per difendermi, non lo so, tipo. Hai la barba. Eh? Ti bastano i pugni, sei cazzuto abbastanza, no? Si vede, tipo tozzetto e buffo questo nano, però va verso... Tanto non gli può dire no, il cristone gigantesco, va verso il tombino, diciamo, la grata. Si abbassa un pochino, ti guarda a te e fa... Si abbassa ancora un po', sporge la testa dentro... E si sente da, diciamo, un po' in eco. Ma qui non c'è niente. E vedi il cadavere del nano che fa così e poi casca per terra. Senza, cioè, non, la testa stava dentro. È come se è stato alzato e poi casca per terra. Fuori! E escono fuori e fanno chiudere la porta. 4 dadi Quattro di minaccia. Dadi di minaccia. Manca ancora Robin. Robin se n'è andato e non ritorna più. E c'ha problemi con... Il vecchio da un calcio del bambino lo butta dentro. Ah, regà, volete morto sto bambino? Sì, sì, voglio, ma muore bambino. Ma no, il bambino è il più personaggio stronzo, quindi dura per sempre. Alla fine è la minaccia il bambino. Sì, un sbaglio di persone l'hanno detto. Ma dai, scattalo tutti i migliori. Erano personaggi secondari, ragazzi. Servono per alzare la minaccia, quindi devono da schiattare. Pochi cazzi. E in effetti i personaggi secondari sono i migliori. A me è dispiaciuto un po' che il nano sia morto. È l'irlandese, anch'io. Anche però... l'irlandese. E lei andà. Ma dai, non il nano. Quando morirà ragazzi, Bull, magari il nano torna. Come testa ti ha?
tipo alla Resident Evil. Dov'è Rob? Rob, adesso andiamo in pausa, dai, che almeno vado a prendere una birra. Nano senza alcun nome, no, sì, che qui dentro fa caldissimo. Sì. Pausa. Pausa. Il nano si chiama.
Vai, parla, dovresti avere voce. Ora dovresti avere voce, vai. Che Sam? Ma non si sente Robin? Come no? No. È caduto ancora. Niente. Robin ha problemi di connessione, raga. L'abbiamo sentita. Saluto. Eccolo qua, tornato. No. E non si riesce a raggiungere Rob, perché non lo so, non lo so. Dove Rob? Dove Rob? Non lo so, perché Rob non c'è più. Dov'è? Dove Rob? Da che ora si sta la canzone che c'è sotto, per farci sapere. Dove Rob? Non lo so, perché Rob non c'è qui. Andiamo in live. Eh? Non lo so. Sì, siamo in live, siamo in live. Ah, siamo in live? Sì, sì. Bene. E adesso non ci starò. Dove Rob? Dove Rob? Dove Rob? Non c'è roba, ragazzi. E non è possibile collegarsi con Robin Ballibor Dallami. Tanto ha detto Ballibor Dallami. Non è il suo cognome. E aspetteremo che lui torni. Tornato in linea. Lo rimettiamo dentro e speriamo che risponda. Non è possibile collegarsi. La mia storia sessuale. La mia storia sessuale. Lo rimettiamo dentro e speriamo che risponda. Che brutta scena, Edo. Ragazzi, vi si vede che fate le seghe? No, non ci stiamo facendo le seghe, giuro. Ci sono dei motivi ben precisi. In realtà domani sono alla Terena, aspetta. Ah, è vero. Ok, io appena entra Rob volevo fare un piccolissimo rewind di 5 secondi. Basta che il rumore fa la tua finestra. Da sul traffico di Milano tutto. Il fatto che quella finestra c'ha tipo due infissi, usali. Sì, no, l'abbiamo aperta che fa caldo. Qui dentro fa un caldo allucinante. Edoardo non apre mai questa stanza. Un bunker radioattivo. Piano di mondezza. Niente, Rob mi sta scrivendo sul cellulare. Mi so... Ragazzi, abbiamo preso prima il Master e adesso Rob. Chi sarà eliminato? Dun 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 dun. Non credo. Abbiamo Niox e gestiamo noi. Allora, devo rimettere a posto tutte le immagini. Allora, Robin non torna. Robin non torna, quindi dobbiamo smazzarci. Allora, io faccio... No, tu... Allora, cioè, tu fai il vecchio perché stanno là e adesso io Master. Però non finisce. L'unica cosa che vi volevo rewindare un pochino, se non vi dispiace, è che al mio amico Nano, visto che l'energumeno ce l'ha mandato là, era pure giusto tirarlo in ballo. Invece di fargli tagliare la testa di netto, mi sarebbe piaciuto che l'energumeno si trovasse di fronte a una scelta. Quindi lui si affaccia con la testa, non vede un cazzo, si tira su e ti dice: ma qui non c'è niente. E poi tu vedi semplicemente che la sua piccola gambina viene trascinata dentro. Per un secondo lui ti guarda, in preda al panico, e ti fa: amico, vienimi a salvare. Mentre il suo corpicino si... Perfetto, ok, non ti interessa. Quindi ci siamo comunque giocati il nano e l'energumeno. Vedo che ha molti rimorsi di questo fatto. Non gliene volte orcazzo. Aspetta che devo mettere a posto anche lì. E adesso basta, era lui. Aspettate che devo togliere tutte le... Aspetta, c'è tutta la scena un'altra parte. Appunto, ci sto io, ci stanno tutti i personaggi miei là. Ho sentito le nuove canzoni di Giancane, sì, e devo abituarmi, perché quelle vecchie erano diverse. Ti dico di meglio. Mentre la porta si chiude, il vecchio cerca di spingere il bambino dentro.
vuole disfarsene. È il diavolo! E sta il diavolo! Dai il diavolo, saremo al sicuro! È vero, perché è un vecchio messicano. E vabbè, il bambino che fa? Il bambino approfitta, si leva e fa... E fa entrare il vecchio piuttosto. Tirate. Aspetta, eh. Che sei, un 2d6 contro 2d6, eh? Sì. E chi contro il bambino? Chi la spunterà? Però il bambino, dai, lo sanno tutti che... Pronto? Tiro io per primo, che sono io quello che ha scattato l'azione. 4 e 3, 7. Che botta di culo. 4 e 3, 8. Aspetta che tiro anch'io. Quattro, quattro, otto. Il bimbo ce la fa. Lancia il vecchio nella stanza. No, 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 non lo tocca neanche. Lo schiva e fa cadere il vecchietto dentro. Puoi alzarlo un pochino, lo sento bene. Il bambino, visto che comunque la narrazione sarebbe mia, ma mi piace che tu descriva il tuo personaggio, lo lascia passare tipo, sai, Jijutsu? O è più forte di lui? E... No, no, Jijutsu proprio. Quindi lo... Mentre il vecchio va a fare... Va il diavolo così... Sì. Lui lo schiva e gli dà una pacchetta sulle spalle alla... Come si chiama quell'attore che fa... Capito. Steven Seagal. Steven Seagal. Uh-huh. Mentre la porta si chiude. E il vecchio si gira mentre la porta gli si sta chiudendo e fa... Stuff. Abbiamo perso anche il vecchio, regà. Toccati la barba per me. E il bimbo vince sempre. Questo dice il bimbo. Di fianco al Nergumeno. Di fianco al Nergumeno, che hanno pisciato due comparse come se fosse acqua. No? Tre, due comparse, un personaggio principale. È vero. Il bambino è effettivamente il diavolo. Dai, l'altro gruppo, basterà tu. Tocca a me? Yep. Ok, l'altro gruppo non ci sono io per niente, quindi bella. Esatto. Allora, l'altro, com'è che era la porta? Normale, c'era tutto bello. C'è la porta centrale che era divelta, ma noi non l'abbiamo proprio cagata. E invece quell'altra porta speculare dove siete andati voi, che era verde, normale. E Otagon aveva detto che più in fondo di quattro corridori c'era un'armeria, però... Ok. Tutto. Vedete che quando entrate dentro il corridoio, perché anch'esso è un corridoio, intorno a voi, ai lati, ci sono diverse stanze con su dei numeri. Ok. Quindi sono numerate. Sono numerate. Partono dal 100. Dal 100. E vanno in fondo. Avete fatto un corridoio lunghissimo. Quasi sembra infinito. Forse sono alloggi. Non te l'ha detto la piantina, bellissima cammella? Eh? Abdul l'ha ancora fatto. Cosa, Abdul? Non te l'ha detto la cartina che hai visto? No, 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 era parziale. Ho cercato soltanto cose utili. Non credo siano celle queste. Possiamo però guardare la prima e... Vai a dare un'occhiata, dai. Io? Sì, sei quello più calmo di tutti. Io non me la sento. In fondo al corridoio, ma... Non capite bene quanto in fondo sia. Ah. Vedete passare una signora vestita con un abito azzurro, carta da zucchero, un grembiule davanti, con un carrello che vi passa praticamente di fronte in questa direzione. E per terra vedete distintamente nel suo passare far cadere qualcosa di luccicante. Vabbè, allora, la nera si gela e fa... È passato qualcuno? Hai visto anche te? È un cammello che spingeva un carrello. Abdul, perché hai preso quella morfina dall'azione? La nera va verso... Cioè, si incammina, perché mi hai detto che è abbastanza lontano. Sì. E non considera il fatto di entrare nelle stanze. Mentre Otagon continua a dire ad Abdul... Abdul, dai, entra, diamo un'occhiata. Potrebbero esserci dei cammelli lì dentro. Questa cosa non so se funzionerà, ma... Sì, sta funzionando. Provate a entrare dentro le stanze, ma le stanze sono chiuse. È chiuso? È chiuso, Abdul? È chiuso. Perché le serrature sono fatte in modo tale che sembrino delle toppe di chiavi, quelle normali. Sai, quelle che metti dentro col buchino e...
Però all'interno non c'è il vuoto. Se guardi bene, è come se fosse pieno. Come se fosse, dentro ci fosse una parte metallica, tipo chip. Ah, ok. Sono tipo chiavi metalliche, però hanno il chip switch dentro, tipo passport 2. Intanto stanno dicendo chi è la signora, la madre del bambino, e la tata che scappa dal bambino. Quindi la nera va verso il corridoio, sente la discussione, il fatto che le porte sono chiuse, non si cura più di tanto, e va verso quello che è cascato dalla tizia strainquietante che porta il carrellino nella stazione orbitale. Invece il nazista si avvicina alla porta di Abdul di Octagon e col cacciavite cerca di aprirla. Ti avvicini e se guardi per terra trovi una chiavetta tipo USB a forma di toppa di chiave. E ai lati, dove la tipa dovrebbe essere passata, non vedi un corridoio perpendicolare al tuo. Ok. Vedi due muri. Ok, allora la nera che perde istantaneamente tutta la sua freddezza e fa... Si gira verso gli altri e fa... Ma voi l'avete vista quella... L'avete vista? E certo che l'ho vista! Era il carrellino delle droghe! Questo è drogato, qualcuno deve farlo. Si abbassa e raccoglie la chiavetta USB. La guarda. C'ha dei segni di riconoscimento? No, c'è un tasto. C'è un tasto su una chiavetta USB. Ok, non lo preme per ora. E un display. Ok. Tipo chiavetta occhi. Top, è presente. Come? Tipo la chiavetta occhi. No, non ce l'ho presente. Come? Te faccio vedere, aspetta, ce l'ho qua. Così. Lì. Ah, tipo okay, quella banca. Ok, perfetto. E la nera esplode fra 3, 2, 1. No, più che altro vuole. Cioè, va a toccare i muri. Vuole vedere magari se sono ologrammi o cazzo che ne so. Il muro è freddo. Ok, quindi la. Se ci sono telecamere. Non ci sono telecamere, ci sono soltanto delle luci. La mochetta a terra, rossa. Beh, intanto togli quel 3 che me lo acchiappo. E la nera, presa un po' dalla disperazione della cosa, Preme la chiavetta USB. 103. Partivano dal 100 le stanze? Sì. Torna un po' più indietro e si mette davanti alla 103. Intanto volevo sapere se il nazista sta cercando di aprire la porta dove c'era davanti Abdul, che suppongo fosse la 101, tipo. Era la 100. La 100. Provi ad aprire la porta in che modo? Cacciavite. Col cacciavite che trova una stanza nell'atrio. Ok. Nel momento in cui il nazista incomincia a mettere dentro il cacciavite e prova a scassinare, si fa tutto buio. Che è successo? Oh, dovremmo fare. Che hai inserito lì dentro? Il cacciavite. Perché sei drogato? Sei nazista? No, il cacciavite. Faccio l'ingegnere da 20 anni. E questa cosa? Per sicurezza? Non ho idea di cosa sia successo. Allora non si guarda intorno all'inizio della stanza per vedere se c'è un pannello di controllo con cui può smanettare. Non c'è niente. Si riattivano i motori di emergenza. Sentite che fanno. Si riattiva tutta la luce e fa. Programma olografico. Sezione Germania. Sentite la musica del Führer che rimbomba tipo inno, e la stanza d'albergo, il corridoio d'albergo che vedevate prima non c'è più, ma ci sono come il vuoto e una sorta di, non palcoscenico, ma di passerella con di fianco delle celle e delle bandiere nazifasciste attaccate. Trip. Era nazista. Il drogato gira e fa: minchia, ma dove sono? Dove sono finite le palme e il resto e il fumo? Tutto, dove è finito?
Ma queste celle sono tipo da prigionia? Sì. Quindi si presuppone... Ma sono sempre numerate dal 100 in avanti. Sì. Ok, quindi è cascato un oggetto fisico a qualcosa che è sparito e noi in realtà stavamo in un ologramma. Davanti ci abbiamo delle celle. La nera fa con la chiavetta in mano, il nazista fa... Forse è il caso che tu, se sai qualcosa di questo posto, ce lo dici adesso. Io so solo che ci hanno rinchiuso Frederick. Che è quella persona che ti interessa, vecchia di sì. 50 anni. È essenziale. E perché questo? Piano. Che cazzo stavate facendo qua su? Non lo so. Degli ebrei. È il bambino questo. No. Da dietro di voi arrivano il bambino e l'energumeno. Beh, gli altri? Quali? Quello con la barba rossa, il nano e il vecchio uomo. Morti? Morti? Sì. Come morti? Ah, non ve l'han detto? No, non eravamo con te, bambino. Oh, cazzo. Ah, sono morti. Uno dentro dei tornelli. L'altro mangiato da qualcosa, forse. E il vecchio? Il vecchio ha provato a buttarmi dentro il pozzo, ma io mi sono spostato pozzo. E lui è caduto dentro. E il pozzo? Che pozzo? Un buco. Era un buco? C'era un buco. Ha una fervida immaginazione il bambino. Bravo, bimbo. Allora. Parla la nera, che sembra essere la più sana qua dentro. Parla all'energumeno intanto... e gli fa: ma questo piccolo esserino è sicuro? Sì, se non lo disturbi. Intanto Abdul si avvicina alla nera proprio. Hai presente di soppiatto, però non di soppiatto, cercando di essere circospetto e non essendo circospetto. È goffo quanto la merda. Esatto. Io ho paura. Anch'io, Abdul. Tienilo. Lo vedi che è totalmente sano adesso, cioè è rinsavito. La morfina... Sì. Tienilo d'occhio, perché ho paura che agisca singolarmente sulle persone, quindi quando uno di noi gli dà le spalle tu dagli un occhio. Magari fai una voce quando fa qualcosa. Grido il cammello. Sì, così non capiremo mai a che cosa tu ti stia riferendo, perché gridi cammello. Signore grosso. Sì. Vai a vedere cosa stanno facendo là. Ok. E si avvicina a voi. Lasciando dietro il bambino. Camelo. Allora, cosa avete trovato voi di qui? Le armi? In realtà... Perché siamo nella merda. Sì, questa è un'ottima sintesi. Però io ho trovato questa che forse apre la 103. E quindi... perché apriamola, tanto ormai. Il problema è quello, speravo di trovare un corridoio e qualcosa di utile, ma qui sono solo celle e ci sono le effigi naziste. E lui non sa niente. Effigi naziste? Sì. Ragazzi, è solamente metallo qua. Ci sono delle porte in metallo. Niente di più. Ma cosa cazzo stai... Questo è il nazista. Ma cosa cazzo stai dicendo? Non le vedi? Le gloriose bandiere del Reich? No. È vero, non ci sono bandiere naziste. Forse state impazzendo. Allora, non ci sono bandiere naziste, va bene. La nera fa, ormai sono amici loro due, fa, diamogli corda. D'accordo, non ci sono, sì, ma certo. Bandiere naziste, mai state bandiere naziste, né cammelli con carelli qua. Ragazzi però facciamo qualcosa, andiamo avanti per favore. Ok, apriamo sta cazzo di 103. D'accordo. Mette la chiave e preme il pulsantino. Tac,
Premi il pulsantino? Sì. Esce un altro numero. Un altro? Sì, il 103 era rimasto su. Ah, rimane impresso? Sì. Che numero è uscito? 105. Capisce il funzionamento, fa... Ah, è switchato. Chi è che costruirebbe qualcosa di così stupido? Si gira verso Odeon. Una chiave che randomicamente ti fa aprire una porta, ma non quelle successive. Sono belle, eh? Cioè, come perdere, tipo, io voglio entrare dentro la 101, 5, 7, 10... Magari poi... questo è il girone degli scommettitori in caccia. Può darsi. E fa... No, non è la 103, la 105, ho letto male. Va verso la 105, inserisce la chiavetta e non preme il pulsante. Ok, entri di qui. Ti si apre un portone. Sì. Per terra vedi che c'è della polvere bianca. Prima di dare un'occhiata a quello che c'è davanti, mi chino e faccio così col dito per vedere se posso riconoscerla, se so che cos'è. Sì. Non mi dire che è cocaina. No, è gesso. È cocaina? No, non esattamente. Ah, ok. Coca... Però sai che se... No, se la assaggi non ha, è in sapore. Però non la assaggio. Ehi, tu vieni qua. A chi? Al drogato. Ehi, sì, arrivo. Sai, conosci questa sostanza? Sì. Oh, no, costava troppo per me. Assaggia. Ok. D'accordo. Fino a là. Si mette proprio a quattro mani per terra. Fila, Puccia fa. Nessun effetto alla testa, oggettivamente. Non ti dà estremamente sballo. Se non che ti fa passare un po' il mal di testa. E occhi. E paracetamolo. Oh, sorella, l'hanno tagliata male questa. Non è droga. È un buona. Però mi è passato un po' mal di testa. D'accordo. E la stanza invece com'è fatta? Nel senso, dentro che c'è? C'è un... No, un corridoio. Ah, è un corridoio. Sì. Mi giro verso gli altri due, il energumeno e il bambino, gli faccio... Che vedete qui dentro? Ci sono anche il cinese... Oh, non ti preoccupare, che sto facendo il bottino di novella. È un corridoio di metallo. Io invece vedo dei figi naziste? No, per te è un corridoio di metallo. Ah, ok. Mi tranquillizzo e faccio agli altri... Andiamo qui o ci dividiamo? No, andiamo di qui. Lì ci manderà il bambino. Secondo me tu e tu, indico l'energumeno del bambino, potresti andare alla scoperta, mentre noi vediamo le altre stanze che contengono. Molto intelligente. Grazie. Va bene. È diventato stranamente condiscendente l'energumeno. Non capito. Vede che il bambino entra insieme all'energumeno e da dietro la porta fa... È un cammello veramente bastardo. D'accordo. Ma la porta è rimasta aperta, nel senso, se tipo tiro adesso che loro sono entrati, tiro via la chiavetta USB. Si richiude? Sì. Porca la puttana, ce l'abbiamo fatta. Come ha funzionato questa cosa? Non lo so. Ho fatto un 20 a carisma, probabilmente. Okay. Cosa vuol dire 20 carisma? Non lo so, non ho visto di questo gioco. Ok, allora vediamo di trovare qualcosa di utile, perché se rimaniamo qui con le mani in mano, senza armi, loro dicono che qualcosa ha ucciso il nano e non si sono prodigati in dettagli,
significa che c'è qualcosa di pericoloso. E ricordiamoci il cammello col carrello. E quella cosa è estremamente inquietante, davvero, soprattutto perché laggiù c'è un muro. Come un muro? Non c'è niente, non è passato da nessuna parte. No, non c'è il corridoio. In tutto questo sentite delle urla provenire dalla stanza. Quella che abbiamo appena chiuso? Sì. Siamo felicissimi. Qualcuno ha incontrato il bambino. Stavo per dire, però ci volevo arrivare. Il bambino esce dalla stanza. Oh Cristo. E tieni per mano un signore anziano. Con la bocca sporca di sangue. Passetti indietro. Il tedesco lo riconosce. Friedrich! È quello. Vedi che batte i denti fortissimo, tipo... Schwarz! Friedrich! Non ti risponde, continua a battere i denti. 140 anni adesso. Voi nazisti siamo più duri di voi. Cut. Tu sei... Cosa? Cut. Passo a Edo. E tu sei nera. Hai ragione. L'uno era il nazifascista, quello lì. Allora, quindi, si è riaperta la porta. Il bambino è uscito con questo vecchio e il nazista l'ha riconosciuto. Nel momento della riapertura della porta si sono spenti tutti gli ologrammi. Siete di nuovo nel corridoio con le porte in acciaio, posizione dove infilare le chiavi. Tutto normale. Sembra si sia spento l'ologramma. Ok. Che fate? Ah, innanzitutto io chiedo al bambino piccolo, dove è finito l'altro che era con te? È dentro. E che cosa sta facendo? Si tiene la gola. Perché? Perché lui l'ha morso. Questo vecchio ha morso quella persona altissima e piena di muscoli. Yavol, Frederick, yavol! Sì, e credo che abbia molta fame. Non abbiamo le armi, che sparategli? Da voi che gli avevo sparato? Ok, e perché tu l'hai portato qui con noi? Perché non mi ha fatto niente. È bastato dargli un po' di quella polverina. Yeah, Frederick era... Adesso mi viene più meglio di dire qualcosa. Yeah, Frederick era assuefatto da paracetamolo. Polvere probabilmente essere paracetamolo. Buttata per terra in un corridoio. E lui in totale astinenza da paracetamolo colpisce alla gola con la bocca le persone. Dove hai trovato Frederick? Legato in quella stanza. Noi l'abbiamo legato. Frederick è sempre stato un po' strano. L'abbiamo legato. Sentite, voi siete davvero inquietanti. Ne ho abbastanza di voi. Quindi adesso tu rimani con la mano nella mano a quel nazista. Tu se vuoi vai con loro e noi ce ne andiamo da qui. Non voglio più avere niente a che fare con voi. Dove vai? Aiuto. L'energumeno? Sì. Adesso spostati, che gli apro. Intanto il nazista si avvicina a Frederick. A Frederick! Frederick! Il paracetamolo è una brutta bestia. Il bambino sta potenziato di Nox. Sei tu, Edo, che sta gestendo. Sì. Quindi tu entri? No, io voglio che si spostino per aprire la porta all'energumeno. La porta è aperta. Ah, è aperta, quindi sta uscendo lui? Lui è lì per terra in fondo alla cella. Ok, allora spostatevi adesso. Non lo ripeto. Bambino? Ok. Si sposta? Molla la mano di Frederick. Nel mentre il nazista si avvicina a Frederick, no? Frederick non sembra aggressivo verso il nazista. Il nazista gli prende e fa: Frederick, sei tu! Però continua a non rispondergli. E questa cosa sta facendo incazzare il nazista. Vedi che è visibilmente frustrato.
mentre okay. gli passi di fianco. Mentre succede tutto questo, io faccio un cenno a Otakon e a chi altro era, con Abdul, il cinese. Ad Abdul, facciamo così, per lasciare il bambino, Frederick e il nazista ai cazzi loro, entrare dentro la porta per sapere davvero che cosa è successo, se si può salvare quel cristiano. Quindi facciamo tipo e entriamo dentro. Abdul ti segue, Otakon fa... Otakon cosa segue anche lui? Otakon ci segue, okay. Sì, Otakon si sta cagando sotto. E mentre Ivan è il cinese. Chi era Ivan? Ivan è russo. È russo, dai, allora si penso io a lui. Yes. Ivan e il russo sono fuori dalla stanza. Yeah. Stanno cercando, stanno guardando un po' che cazzo sta succedendo con Frederick. Tu bambino figlio di puttana. Io? Sì, tu grande stronzo. Io stronzo? Stronzo, dove va tu, gente muore. Che cazzo sei, eh? Io? Sei aberrazione. No, sei un bambino. Sei stato creato da scienza. Cosa sei? Anche tu in teoria sai quando tua madre ha ficcato quello stronzo di tuo padre. Io vabbè, gli molla un calcione in faccia a sto ragazzino che ha proprio rotto il cazzo. E vuole spaccargli la mascella, vuole fargli del male, davvero. Schivo. Se ci riesce diventa tipo il bambino più OP del mondo. 5, 2, 7. Aia. Tanto lui fa 8. 4, 3, 7. Pari. Parità che succede? Si ritira? Sai che non lo so, parità non so se tipo è a favore di... Perché se parità è a favore di... Se parità con il coso, con la minaccia, è a favore... Vince la minaccia a parità. Però la minaccia... Non è la minaccia. No, dico, mettono... mi ricordavo sto punto qua della parità, però non mi ricordo il resto. Ah, il controllo. Parità... Non c'è parità. No. Conflitto, scrivi? Edo, mettila in stallo. Che senso? Se è parità, metti, trovo un modo per metterla in stallo. Mm. Ah, vabbè, sì. Allora, Ivan riesce a dare un calcione al bambino. Il bambino lo incassa bene. Troppo nel senso... Bene. Sì, dovrebbe volare per terra, in realtà fa un paio di passi indietro. No. Però lo incassa bene. Aia. Tu non essere normale. Ma perché sta diventando orco? Tu non essere normale. Tu essere qualcosa di strano. Io non voglio avere a che fare con te. E secondo te perché ero su quella navicella? Perché ci ho voluto andare io? Cinese? È cinese, se l'ho toccato. Cinese vuole le spaccare le faccia. Dagliene un altro. Cinese vuole le spaccare le faccia a chiunque, perché è qui sul territorio di Troie. Che cazzo. Quindi cazzo falle voi due. Basta, voi due essere le mie Troie. Io andrò avanti. D'accordo amico, vai. Andiamo avanti. Va bene, io vengo con te. Io non voglio stare con questi tre stronzi. Tu essere mia nuova Troia. Piano con parole, altrimenti... Te spacco vagina. Spiezzo in due, proprio, vuoi andare fuori roghi così. Te spazzo, te spacco vagina. Ehi, ragazzi, piano con affermazioni, eh. Quali affermazioni? Affermazioni che io essere tua Troia. Bravo. Accidenti. Ivan non brillava per intelligenza tra i compagni. Allora, noi andare adesso... Verso, non lo so, dove che parte andare noi? Provare a entrare dentro di nuovo, magari vedere cosa è successo dove l'ha legato, stronzo di merda. Però basta che ci lasciamo dietro questo coso. Va bene, entriamo dentro. Seguiamo la nera e quei due. Seguale, seguile. Seguiamole. Ok, dentro la cella, yeah. Invece, superato il corridoio, c'è questa altra porta aperta. No. E poi in fondo ci sono delle grosse catene che reggono, che reggevano evidentemente
il caro Schwarz, nonostante fosse un vecchietto magrolino, però sono proprio pesanti. Sono quelle che terresti per rinchiuderci, che ne so, esatto, un rancor per dire, ok? No? Date un'occhiata alla stanza, date un'occhiata all'energumero, è per terra in fondo, no? Che si tiene. E il paracetamolo percorre tutto il perimetro, poi si ferma un paio di metri dalle catene e fa una riga dritta. Ok. È quasi una stanza di tortura. Per un essere dipendente dal paracetamolo. Che fa abbastanza ridere. E la Oracle va verso l'energumero, gli fa... Cioè, per sincerarsi delle sue condizioni, per vedere se riesce a campare. Tra l'altro, chi è che aveva preso il medikit, a parte la morfina? Hanno preso solo la morfina. Quindi sta laggiù. Sì. Quindi siamo tutti entrati? Stiamo tutti dentro la stanza. Tranne il bambino, Schwarz, il nazista e basta. E il cinese e il russo che sono andati avanti. Il cinese e il russo no, sono entrati, è vero. Otacon si gira e dice: ragazzi, questo se non gli tamponiamo la ferita muore. Non lo dice così, però dice sta per morire e ci servono medicazioni. E Russo dice: dai, in navicella c'era qualcosa, io vado a prendere roba per amico qua. Faccio entrare Schwarz dentro la cella, il bambino. Schwarz entra, entrate insieme anche al nazi, e entrate tutti nella cella. Varcate la soglia della seconda porta e... Che cazzo fa tu qui? Io? Ti ho detto che tu devi stare lontano da noi. Devo stare fuori, ma io sono un bambino. Non posso stare fuori da solo. Tu sei schifezza, che bambino. Bambino sto cazzo. Non usare termini di merda. Di Berto. Poi. Vai via, vai lontano da noi. Non ti vogliamo qui, capito? La nera si avvicina e gli fa: guarda che se non te ne vai ti ammazzo. E sto fuori nel corridoio? Vai, lontano. Ok. Esce fuori il bambino lasciando dentro lo Schwarz. Freddy fa: secondo me è meglio raccogliere un po' di questa roba. Se fa tenere a bada il tuo amico. È l'unica cosa che lo tiene a bada, da quello che dicono i referti. Ok, ma se adesso noi tiriamo fuori il nostro amico, quello vero, e mettiamo dentro il tuo amico, che qui ce n'è tanta di questa roba. No, lui viene con noi. Sentimi. Lo vuoi venire questo con noi? Ha morso alla gola una persona. Era indipendenza. Ha morso la gola come i cani rabbiosi. Tu sei in un penitenziario, ya? Sì. E quindi ci stanno dentro angioletti in penitenziario? No, ma non e ci allora? Stanno... Se... Che ce ne facciamo di un pazzo? Non è pazzo. Lui è grande, Friedrich Schwarz. Io sono stanca di discutere qui. Voglio soltanto dare una mano a questo stronzo che si è fatto mordere e poi andarmene da qui. Allora ci serve un po' di questo paracetamolo, ci servono garze e ci serve... Da, garze, va a prendere io la miscela nostra. Meglio che non vai da solo, meglio che ti porti dietro il cinese. Porta tu, China, vieni con me. Sì, vuole le cosa. Vuoi vedere il mio cazzo tu? Vieni con me. Dove? A navicella, prendi. Andiamo a navicella. Andiamo, vieni. Loro se è. Vieni, segui. Sì. E loro riescono, ovviamente, per il corridoio dove c'è il bambino, per andare alla navicella. Lo ancora traprieti tu. Mi avete detto voi di uscire fuori. Sì, rimani qua, bravo. Bravo, fai bravo bambino. State attenti. A cosa? La porta si è aperta dall'altra parte. Quale porta? E se gira, il tizio si gira. Qual è la porta che si è aperta? Quella in fondo, quella dall'altra parte. No, non si è aperto niente. Voi guardate, non si è aperto niente. Nessuno sa perché è stato arrestato il cinese. È stupido di massa. Quale porta? Quella.
Ma è chiuso. Non la puoi vedere, va a vedere. Ah, tu rimani qui però. Sì. Altrimenti il calcio prossimo sarà più forte. Molto più forte. Ho usato poca forza prima con te perché sei bambino. Sì, vai. Sì, adesso vado. Vieni, China, andiamo. Sì, andale. Io andale in navicella. Ok, voi andate verso la navicella. Da. Ripassate dalla zona della console. Da. Arrivate alla navetta. Da. E morite. La navetta è parcheggiata bene. Morì. Cioè, prima era uscita dai binari e si era un attimo inclinata sul muso. La navetta adesso è parcheggiata bene. Che cazzo succede? Io non credo che Ivan se ne accorge. Magari dopo. Allora, qui chi è che è lo stronzo che ha messo tutto a posto? Beh, chiamo lo stronzo. È lo stronzo? Io volevo tutto di soldi. No, io, testa di cazzo. A chi hai detto testa di cazzo? Ho detto a te testa di te cazzo. Ti scopo il culo, eh. Ehi, dobbiamo lavorare insieme, amico, smettila. Lavo, l'ale di colpo. Ho capito, tu hai gusti troppo facili, però. No. Cioè, io devo appagare per andare con donna. È da troppo tempo che non le lascio liquido bianco. E con me devi. Scusa, c'è tu lei. Essere bellissima, cioè, tu essere bellissima donna. Ma perché uno sano di mente qui dentro, no, è troppo, chiedere troppo. Vabbè, prendiamo Garze. E poi magari chiudiamo porta, perché non vorrei che il bambino prenda e se ne va. Tu sai come chiude porta? Io sapere come chiude porta. Bene, allora io prendo Garze. Chiusa porta. Garze sa chi, cosa? Chiusa porta, ora siamo solo io e te. Adesso... Sono personaggi secondari in out. Adesso tu rimetti il cazzo nelle mutande. Ok. Io prendo cassetta e te la fermo. Ok, apri la porta. Ecco, che cacchio. D'accordo, torniamo di là sperando che non sia morto altre persone. Chiude le porta. E chi ha detto testa di cazzo, testa di cazzo? Chiudiamo porta. Ok, prendete le garze, chiudete la porta che dà sull'hangar. Sì. Questa parte di Interracial, China e Russia. E andate, tornate verso la cosa. Tornando, il russo e il cinese notano che il fattone, che era sparito per un attimo, no? È seduto di fianco alla porta aperta con una siringa nel braccio, che è quella di morfina che si era preso, quella da 2. 02 perché la bambina aveva data quella 01, sì. No? Che fa? Finalmente. Ehi, amico. Ehi, amico. Ciao. Tutto bene? Oh, benissimo. Tu rimani qua. Ma che vada. Boh, continua a fare quello che fai e noi ci vediamo dopo. Ma chiedevi? Siamo... Te ne davo un po', no, anch'io no, per la ripartizione. Grazie, eh. Grazie. Dopo c'è stanza 105, noi stiamo in fondo, ok? Sì. Se vedi bambino, stai attento. Bambino, strano. Dai, andale, lasciale stare il drogato. Continua così. Lasciale stare il drogato. Grazie. Ciao, signore. Ciao. Amico cinese, ne abbiamo perso un altro. È bello tuo marito, però, dice il cinese. Lo so. Perché tutti vogliono incularmi? Lo so, lui essere bello di culo. Da, continua, andiamo. Arrivano il cinese e il russo alla stanza dove c'è il coso che sta prendendo sangue. C'è Abdul che si è strappato un pezzo del... Praticamente lui ha quei classici vestiti arabi, quelli un po' lunghi che fanno la gonna. Ok. No? Ha strappato un pezzo, rivelando delle gambe estremamente magroline, pelose e rachitiche quasi, ok? E ha legato un pochettino la ferita in modo da evitare che uscisse sangue per tamponare. Ecco Garze, ragazzi. Grazie. Oh, dobbiamo andare di qui, quell'uomo è il mostro. Lui non è un mostro, lui è solo grande combattente di madrepatria del Reich. Ah sì? E può spazzare le catene, mordere la gente, guarda che cosa mi ha fatto. Beh, un po' magrodino in effetti, ma parlano così bene di lui una che... La nera ti dà una mano ad alzate,
da per terra e ti fa: no, adesso basta, noi vi lasciamo indietro, non voglio più girare con voi, né con voi né col bambino, noi altri ce ne andiamo, ma voi non venite con noi, tu ti tieni quel tuo compagno con te. E va bene come volete voi, tanto ho trovato quello che mi serviva. Cioè lui rimane col... Sì, lui rimane col Faz. Ok. Da allora continuiamo dritti per corridoio. Andiamo. Secondo me è l'unica cosa, dobbiamo arrivare all'armeria. E Odin fa... sì, ma le mappe erano totalmente diverse. Come diverse? Erano diverse, diceva in fondo, non a destra, in una stanza numerata. Quindi non so dove andremo, non so cosa ci aspetterà. Beh, credo che nessuno di noi sa cosa ci aspetterà, quindi tanto vale andare avanti. Andiamo. La forza sta nei numeri. È quello che mi preoccupa. I numeri? I numeri di... se ce ne sono altri, come l'amico nazista. Beh, evitiamo di aprire porte. Andiamo sempre dritti. Oddio, stazione è un cerchio, quindi finiremo per tornare di qua, però... L'alternativa è andare nella porta quella poco raccomandabile. No. Stiamo girando in tondo, non troviamo niente, niente di utile. Non lo so, tu cosa dici, donna del deserto? Perché è nera. Stavi parlando con la nera, è l'unica saggia. Lui da Dulce è rivoltaggiato, sta nera e fa, tu cosa dici, donna del deserto? Dobbiamo provarle tutte. Tutte, eh? E quella porta sembra essere una porta principale. Ok. Oh, cazzo, io non cazzo. Ho davvero idea di che cosa stesse succedendo qui, e anzi ci servirebbe qualcuno che possa scoprirlo. Però l'unico che sembra tranquillo qui è un bambino pallido che inquieta tutti quanti, e la gente muore quando è vicino a lui, quindi... Io ci farei uno schicchio e babbo con quel bambino. Sono davvero tentata di mandare avanti le mie minacce. Il bambino se ne va avanti, prende la chiave e va avanti. Dunque, continuiamo per questo corridoio, torniamo nella hall e andiamo alla stanza di Velta. Ok. Vanno tutti verso la stanza di Velta. Il bambino ha detto che ha continuato dove? È andato avanti, visto quanto faceva i numeri. Però andavano in infinito, quindi in teoria. Allora. Quindi il bambino è andato avanti nel corridoio. Continuano ad esserci stanze, ogni tot, numerate. Sì. Arriva fino alla 330. Sì. Dopodiché viene fermato da una grossa porta, come una di quelle porte tagliafuoco, che però è chiusa. E c'è scritto... Gate A. Ma lui non c'ha più la tessera. Chi ce l'aveva la tessera? L'energumeno. L'energumeno. Torno indietro. E nel mentre gli altri sono andati avanti. E tu non sai dove sono andati. Vabbè, tanto c'è soltanto la 105 aperta. Sì. Va verso la 105. O trova i nazisti. Vediamo cosa fanno i nazisti. Quindi, noi gli altri hanno tutti... Tutti gli altri vanno alla porta centrale. Centrale pericolosa. Esatto. La porta centrale è mezza divelta quasi. Ci sono strisce di sangue un po' sui cardini. Non tanto per terra. No, in realtà sembra tutto molto pulito. Tranne che i cardini. Ok. E Octagon si ricorda che il cacciavite... che aveva in mano il tedesco era sporco di sangue.
Forse cercava di uscire qualcuno che ha perso il cacciavite. Quindi, però, come ha fatto a fare questi, a una porta di ferro, a fare una cosa del genere? È quello che mi sto chiedendo anch'io. Servirebbero tipo 100 cammelli per tirarla a pezzi. Basta con questi cammelli, Abdul, ti prego. I cammelli mi aiutano. Senti, a stare calmo. Entriamo tutti insieme e vediamo. Adulti, Abdul, guarda, andale a vedere lapidi che qua ci fanno il culo. Qua dentro ho detto che ci erano dentro delle cose che uccidono cose. No, non era, no, più avanti. No, era più avanti. Vabbè, fa niente, è qui vicino. Questo è vero. Però se questa sembra essere l'entrata principale, sentite, io voglio andare alla fine di questa questione. Via, andare dentro, dentro, veloci. La nera. Ok. La nera fa così ed entra dentro. Dentro c'è una grossa sala. È tipo una di quelle sale di ricevimento, per l'appunto. No? Ci sono vari banchetti. Che sono, immagino siano il 3. Eh? È il 3. No, sono dei banchetti. Allora, il 2. No, sono dei banchetti. Allora, senti quei banchetti per le visite ai carcerati? Sì, 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 ho capito, tranquillo. Quelli sono dei tavolini con delle sedie. Ok? Quelli in realtà per le visite più faccia a faccia, non quelli tipo con il vetro attraverso, solo proprio faccia a faccia. No? Non c'è nessuno. C'è una porta di quelli di sicurezza con, che dovrebbe avere le sbarre laser, ma sono spente. E un grosso, una grossa finestrona di vetro, evidentemente antiproiettile, perché ha dei fori di proiettile su tutto il vetro, ma il vetro non si è rotto. Ovviamente non da quella parte. La stanza dietro il vetro è piena di sangue. Mandiamo il bambino. Il bambino non c'è. Il bambino non c'è, non lo voglio tra i piedi davvero, guarda. Andiamo avanti il bambino. Andate a chiamare il bambino. Lo Dada, vado io, ho capito, tu sei cacasotto cinese. Vado però, io. A te ti piace quando ti cago sotto, là? Dio santo, che schifo che mi fa. Russo va verso vetro per vedere che c'è dentro bene. E se è il caso di passare per stanza, per porta piccola. Stai a fare palline? Sì. Sì. Sono proprio brutto. Sei contento? Sì. Quindi va a vedere. Quindi va a vedere cosa c'è, sì, dal vetro? Esatto. Non c'è neanche un cadavere. È solo sangue? Allora entrale io, testa di cazzo. Sangue. Ah, sangue mestruale. Entro dentro. Entra, entra. Vai. Poi dopo scopriamo io, dai, che hai altri proiettili. Entra dentro. Gli altri cosa fanno? La nera. La nera cerca. Cerca qualcosa. Visto che ci stanno dei fori da proiettile, cerca un'arma. Ha bisogno di un'arma. Si siede. Allora, di fianco al banchetto, di fianco a uno dei banchetti più nascosti, in questa zona qua, dove c'è la porta, però proprio nascosto, quasi come se qualcuno avesse nascosto il cadavere. Ok? C'è una guardia. Cioè c'è una persona seduta al muro? Sì. Che si muove? No, è ferma. Ok, si avvicina. Ed è così. Direttamente. Noti che a questa persona è stata come recisa la carotide. Sembra un morso? Sì. Potrebbe essere un morso, una zampata, un... Che cazzo stavano facendo qui dentro? Entro dentro la stanza col cilindro. Nella sua mano una mina antibambino. Una pistola che tu non sai se è carica o meno. Tanti bossoli, però anche per terra. Con molta cautela la testa dell'uomo fa. E vedi che è attaccata per un lembo di pelle, praticamente. Alla divisa delle guardie di questo posto? È una divisa da guardia.
Non sai se è di questo posto, però è una divisa da guardia. Apro il caricatore. Un colpo. Siamo comunque nella merda. E ti do, dagli il dado da 3. Toh. Il cinese entra dentro la stanza quella lì nera, scura, dove ci sono le sbarre di laser. Ok, c'è sangue, sangue ovunque. Ma materia prima, cioè budella, zero. Cervella, niente. È come se qualcuno avesse ridipinto. Non c'è un cazzo. Non c'è un cazzo qua dentro, solo sangue. Forza, dobbiamo trovare le armi. Allora, a cercare meglio, a guardare meglio. C'è una scritta quasi sul muro. È cosa? Classico degli horror. Cosa? La scritta è in un codice, cioè è come se fosse una lingua strana. No? Forse perché chi stava dipingendo era molto provato. È scritto in modo strano. Però puoi decifrare due parole. È qui. Chi? È qui, chi? Allora che c'è dentro? C'è una scritta insanguinata. C'è scritto è qui, ma non so chi. È qui. Qui. In quel momento. Il signor chi? Dei rumori come se fossero dentro i muri. Che cazzo. Sentite. Che cazzo è? Otacon si ripara sotto un banchetto. Che cazzo. È tutto uguale. Ok. Istant Otacon. La tizia imbraccia la pistola ma non sa dove mirare. L'energumeno è palesemente impaurito. L'energumeno, tra l'altro, braccio quello, c'è pure le ferite. E Russia si mette spalle al muro. Usciamo da questa stazione di merda. Bisogna. E il cinese cosa fa? Il cinese esce fuori da quella stanza di merda e esce, va verso la cosa, la navicella. Nel mentre che il cinese sta uscendo dalla zona dove ci sono le sbarre si riattivano. Che cazzo. E lo fulmina, no? Lo traccia. T'ha lanciato in, tipo in fettine. Tipo la nera gli stava dicendo: con la navetta non possiamo. Che cazzo. Attenzione. Fonte di vita non riconosciuta, individuata nel blocco degli appuntamenti 6. Attivate le misure di sicurezza. Nessuno può uscire dal blocco 6. Quindi siamo bloccati. No, tutti fuori, tutti fuori, tutti fuori. Siamo bloccati. In quel momento, dal muro, di fianco al russo, esce come se ci passasse attraverso una specie di canide. Esatto, cioè esce dal muro e sembra prendere forma una specie di canide, ma è strano, è tipo uno squig per dire, però con quattro zampe. È tutta bocca. Ha degli occhiettini piccoli, 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 incazzati neri. Ok? Ok. E tipo rimane fermo a terra e rimane fermo come se stesse cercando qualcosa. Quindi questo spunta a fianco al russo. E la nera punta istintivamente l'arma al canide. Il russo cerca di allontanarsi, però è scattoso, non è calmo, e se rimane fermo cerca di andare verso la ragazza con la pistola. E mentre questo si allontana in modo scattoso, cioè fa un run for it. In quel momento in cui si muove sembra che il canide faccia e gli salta addosso, la minaccia comunque a 4, mordendogli la gamba. Io non voglio che gli morda sta gamba. Ma il russo è secondario. Però gli spara. E poi spara. Contro la minaccia. La minaccia è a 4. Tiro due volte. Mette. E io tiro un 2 di 6 più 3. Sì. Perché più 3? Perché è la pistola. Con in un realtà c'avevo anche la chiavetta, però. E
E la puttana. La minaccia fa 12. Ma non prendi tipo. No, aspetta. No, ok, questi li avevi tirati prima. Fa 12. 12. 6 e 6. Perché tira 4 dadi e scegli 2 più alti. Ok. E tiriamo 2 di 6 e speriamo di fare buono. Non credo proprio. Sprechi il proiettile. No, pam! Cioè, tipo, Ivan, pam! Il proiettile rimbalza di fianco. Ma fallo prendere prima. Che non gli fa un cazzo. Fa... Può essere, sì, va bene. Dai, così meno il proiettile entra nel canide, ma sembra tipo fermarsi a metà e viene cagato fuori praticamente. È tipo stramalleabile. Esatto. No? No! E il canide morde, stacca di netto la gamba a Ivan e rientra nel suolo. Cioè, gli ha soltanto staccato la gamba? Sì. La nera si precipita da Ivan, che tra l'altro sembra essere il personaggio preferito, dopo il nano ovviamente. Io ci ho provato ad aiutare Ivan, ho fatto morire il cinese al posto di Ivan. Però poi ho dovuto dare la prova a correre. In realtà la minaccia, questa è la seconda che si è palesa. Cioè stava a 4. È la terza. Poi le sbarre laser e poi il cane. Vero. Quindi siamo a 5. Stava pure a 5. No, siamo a 6 perché ha fatto anche un'altra cosa. Quindi adesso è lui. A 6. Cioè, va bene. E la donna corre da Ivan. E Ivan sta rigurgitando sangue, immagino. Qua bisogna andare dentro di nuovo alla navicella. Però non c'è più tizio. Bisogna dare una vicella adesso, subito. Ma non ci può portare a casa? No, dobbiamo trovare qualcosa. Dobbiamo trovare altra uscita. Ci serve una plancia di comando. Dov'era quella porta controllata con alta sicurezza? Dobbiamo andare dove ci sono i controllori. Corridoio a destra. Ivan, lasciatevi qui. Esatto. Lasciatelo lì, muoviamoci. Vuoi tu, Donna, io resta. Morto, male Ivan, mi dispiace. Era figo. Addio, amico mio, ho fatto vedere la pizza. E veloci! Corriamo nell'altro corridoio. Dove Otacon dice: Posso fare un tentativo? Fallo, muoviti! Posso dare una mano se troviamo Spinotto. Vediamo, se non ci spara subito per anti-intrusione, possiamo provare a collegarci. E provare a passare. Altrimenti qui moriamo tutti quanti. Dobbiamo per forza. Siamo gli unici che sono riusciti a fare qualcosa di buono in tutta questa missione. In tutta questa giornata. Cioè. Vai, fate. Come non c'è un. Cioè, non è un conflitto contro la minaccia. No. L'ho fatto in automatico, probabilmente. Okay. Quindi Otacon praticamente si avvicina, minacciato dai laseroni. Però invece di passare alla tessera, stacca il corpetto sopra il casco di metallo. E dopo un pochino riesce a trovare il connettore vecchio modello per Abdul. Stacca qualche filetto, lo riattacca e gli dice: adesso pensa a qualcosa di positivo, Abdul, pensa a qualcosa che ti fa stare bene, pensa a qualcosa di pace, di serenità, che di assenza di pericolo, tipo me. Vai. Camelli. Bim! Luce verde. Luce verde, sì, da buono perché è bellissimo. Camelli! I fucili fanno così e Otacon fa: credo che possiamo passare. E mette una mano sul tornello e fa per girare. Non succede nulla. Riuscite a passare. Il bambino ancora sta tornando. Sei fatto 300 stanze potrebbe merda. L'ho mandato in culo al mondo apposta perché per tornare è difficile. Quindi vai tranquillo. Ci sono stati 5 minuti là nella stanza. Poi sono dovuti scappare. Vai. Ammazzate quella serie spregevole. Dai, raga. Il cane, il bambino. Finiamola qua adesso. L'ultima scena e via. Ok. Allora. L'ultima scena adesso, la minaccia sta a 6. Quindi è fugone mega galattico. Sì. La stanza che... Come si... Descrivile abbastanza l'ultima stanza. Ok, perfetto. È un'enorme stanza circolare, davvero grande, che sembra la plancia dell'Enterprise, però un po' meno moderna, molto più all'Alien, con le cose di metallo, i tasti classici. Davanti c'è un vetro
che dà verso praticamente una sorta di strapiombo dove ci stanno centinaia di migliaia di capsule criogeniche. Dove venivano. È praticamente una sorta di spirale, tipo Matrix quando. Ok, sì. Capito. Soltanto che la maggior parte sono o esplose piene di sangue o aperte, divelte, come se qualcosa mangiasse da queste. Cioè, andasse a mangiare da queste prigioni. Qui c'è un cadavere di un. Sembra essere un tizio importante, come se ci avesse delle spillette di riconoscimento dei gradi. E c'è la plancia di comando. Ora ovviamente falli te con quelli miei, io dividetevi. No, puoi farli. Posso fare, sì, però sì. No, dopo so che cosa io già vi andiamo alla plancia di comando, tu Abdul. La nera. Collegati. Io la nera, tu Otacon. Ah, Otacon, va bene. No. Ma Otacon può farlo anche tu. Ok. E cosa fate? Abdul entra, si guarda in giro e fa. Io qui non ci capisco un cazzo. Non era così la plancia di comando del tir? No, questa è un po' più complicata, Abdul. Cioè... Non so se i cammelli basteranno. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Otacon va verso la plancia e comincia a digitare. E... Alla certa si ferma e si gira verso di voi e vi fa... C'è una via di fuga. Come c'è una via di fuga? C'è una via di fuga. Dove? Fammi pensare perché qui era tutto bloccato. Qui, questa qui era la porta chiusa, perfetto. Il più alto in comando ha l'accesso a una porta blindata, enorme. Non so dove si trova però. Da lì c'è un hangar dove c'è sicuramente almeno una navetta di salvataggio. È in grado di riportarci sulla Terra. Ha la rotta già preimpostata. Quante persone? Così. Tre. Ora tanta voce. Tre. Quante? Sette. Anche otto se ci stringiamo. Dovremmo. Se qualcuno va del bagagliaio, nove. Dovremmo poter entrare tutti. Dov'è che è questa cosa? Com'è che ci chiama la scheda? Dobbiamo trovare la scheda di sicurezza. Che scheda è? Grado A. No, questa? Quella! Ok. Si sente un... Boom! Metallico. Boom! Metallico, viene dal basso. Dov'è che è sta cosa? Metallico. Dov'è l'uscita? No, non c'è una mappa, non lo so, serve... È una grande parete blindata. Boom! Cazzo. Posso aggiungere una cosa al canide? Sì, no, non è... Il canide di prima, sì. Lo so. E aveva una specie di tentacolo che lo collegava comunque al muro. Ok. Quando è uscito. Si sente questo rumore venire da, diciamo, dall'altra parte dove c'è il vetro, quindi alle spalle dell'uscita di questa stanza. Cosa fate? Sempre più prominente, sta arrivando verso di voi. Quindi direi di uscire e tornare indietro. Ok. Otacon fa, sì, dai, andiamo. La nera, ecco, concorda tranquillamente. Sì. Mentre uscite di qua, dalla stanzina, quella dove avevi chiuso il vecchio, esce il canide che si piazza davanti al corridoio. E mentre lo vedete piazzarvelo davanti, dall'altra parte sul vetro esce il canide grande, cioè fa così e artiglia il vetro antiproiettile e comincia a sgretolarlo e assomiglia tipo al Tyrant di Resident Evil 2 quando sta in forma a quattro zampe. Allora muoviamoci! Allora, c'avete il cane davanti, che non è la minaccia. Noi siamo qua. Voi state praticamente qui, al centro, qui c'è il corridoio con il canide e dietro c'è la minacciona. Ok, fate così. Allora, nera, come cazzo si chiama la nera? Sì, Catherine. Tieni questa cazzo di tessera. Che cosa vuoi fare? Lasciate fare a me. No, aspetta, io... Si lancia! Aspetta! Si lancia contro il cane. Si lancia contro il cane, voi passate. Si sacrifica. Però non è considerabile un'azione di gruppo. Non lo so. Lo fa lui per distrarsi. Vabbè, sì, effettivamente muore un personaggio.
Ci sta. Quindi il canide mangia l'energumeno che comunque stava effettivamente con le pezze e comincia a divorarlo. Da dietro il cristone gigantesco, il cane gigantesco spacca il vetro ed entra dentro la stanza comando. Voi incominciate a correre verso dove? Verso dove arriva il bambino, forse. Verso dove arriva il bambino. Adesso arriva il bambino. Appena dalla hall alla porta, esatto. Da lì vi ritrovate davanti il bambino, che è impassibile. Questo è Dul. E dietro questi passi che sono di una cosa enorme. Che tra l'altro non so se adesso sì, probabilmente se vi girate lo vedete, effettivamente il cane piccolino è la coda di questo, che lui fa passare attraverso le fessure. Oh, il bambino cosa fa? Siete vivi. Ascolta, Rip Energumeno, è il turno del cane. Ascolta, stiamo cercando una porta enorme. Enorme? Sì, sbrigati! Per di qua. Eh? Per di qua. Andiamo, corri, di corsa. Vai in fondo. Abdul è veloce. Io penso che Abdul è stranamente molto veloce. Perché era secco e... Sembra secco e rachitico, da come gli vedi le gambe. Però tarella come un pazzo. Io direi che come però... se avesse corso tante volte. È il suo mestiere. Io direi che però prima di arrivare alla porta... Il canide comunque è molto molto più veloce di un gruppo di persone, sì. Quindi si fa, cioè probabilmente riesce ad avvicinarsi tanto per poter afferrare qualcuno. Quindi io direi di, facciamo un conflitto gruppo contro la minaccia che adesso sta a 7 se non sbaglio. Sì. Si possono sommare i dadi delle persone? No, sono tanto quelli più alti. Si usano okay. Quelli più alti, cioè più dadi hai più possibilità. Quindi Nauch tira per il bambino. Ok. Ho fatto 1 e 2. È molto felice. Io tiro. Poi aspetta, tiro i 7 dadi per la minaccia. No. Ma aspetta, dato aspetta, la minaccia tiriamo dopo. Chi stai tirando? Io tiro Abdul. Abdul. 10. Ok. Ma io tiro. Tieni 6. Tieni 6. Come? Tieni il 6. Il 6, sì, ovvio. Tu tiri i miei, che sono Otacon e la ragazza. Un altro 6. Quindi 12. Vabbè. 12 abbiamo fatto. Ah, con la ragazza basta, sono finiti. Yep. La minaccia se fa meno di 12. Tira 7 di 6. 2. 7 di 6, tira. 3. E 1 di 6. Perché non potevi tirare 7 di 6 direttamente? Perché c'ho già la macro fatta. Quindi la minaccia non riesce. Decisamente. Non ha fatto neanche un 6 la minaccia. Non ha fatto neanche un 6. Il massimo è 4 e 3, 7. Viene rallentata, è troppo grossa la minaccia per passare in mezzo al corridoio. Sì, 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 sì. Questa porta qui... Riduce di uno la minaccia. È vero, diventa 5. Diventa 6. Questa porta qua, quindi dove c'era il bambino e voi vi siete attardati a fermarvi, stava per farvi raggiungere questa pausa, però effettivamente la minaccia, il canide grande non è malleabile. Quindi si incastra per un secondo e vi lascia il tempo di arrivare alla porta in fondo. La porta in fondo è un'enorme porta, come era stata descritta in precedenza, con uno strisciatore per la chiave. Chi è che ce l'aveva? La nera. La nera prende e bippa immediatamente. Psh, così hangar alla Star Wars. C'è una navicella. Tutto il resto è c'è stata lotta. Cioè ci stanno rottami di altre navicelle che stavano cercando di partire e si sono arenate perché qualcosa, infatti il sangue lo lascia presagire, qualcosa l'ha impedito, quindi questo si stava mangiando tutti. Però ce n'è una ed oggettivamente è da 3-4 posti. Noi siamo invece... 4. Noi siamo 4. Siamo 4? 3 posti. Noi siamo 4 più c'è il bambino, la nera, Otacon... E Abdul. E Abdul. Sono morti Abdul tutti. E Otacon sono quelli che hanno tirato più alto, poi la nera e poi il bambino. Però questo secondo me è un confronto diretto tra personaggi. Non contro la minaccia, ma... Tiro il bambino. Aspetta. Bambino fa 11. Bambino fa 11. Allora, Abdul... Tira bene, Abdul. Abdul 10. Fa 10. Otacon ci lascia. Questo è Otacon. 7.
E questa è la ragazza? La ragazza! La ragazza per... Aspetta, la ragazza perché comunque è un bambino, si sacrifica per andare. Lo spirito materno dice vai tu. Assolutamente no, assolutamente no. La ragazza è una di quelle che correva più veloce perché effettivamente c'aveva innesti meccanici sia gambe e braccia, come avevamo detto in precedenza. E il bambino stava un po' più indietro, però la minaccia arriva davanti alla porta, visto che non ci arriva con le fauci, lancia il cane supera il bambino, cioè non lo considera, come se non fosse buono da mangiare, e si gnappa subito dopo la ragazza, che il bambino praticamente magari la vede anche con la coda dell'occhio, mentre stai andando dritto verso la navicella, vedi la ragazza presa dal cane, tirata a sé, e lei con la faccia così ti guarda, e la tua faccia mentre la vedi andare via è... così, salite sull'astronave, e non credo che ci sia bisogno di tirare niente di niente, mentre la minaccia continua a rincorrervi, Abdul e Otacon mettono in moto, e che culo, stanno col ragazzino, se danno. Morirete anche voi. Ci dobbiamo fare il sequel del bambino assassino. La frase ad Octagon si ricorda la frase che gli ha detto il bambino, che è quella: morirai nel freddo dello spazio. Sì. Ogni giorno nello spazio un colosso si sveglia e sa che dovrà correre più del cane o morirà mangiato. Ogni giorno nello spazio un cane si sveglia e sa che dovrà correre più del colosso o morirà di fame. Non importa se ti svegli colosso o cane, tu scappa dal bambino che è meglio. Solo io voglio che il bambino sopravviva. È sopravvissuto, regà. Fa chi è? Dai. Sì, solo tu. Il bambino malefico. Muori, bimbo merda. Il bambino comunque si è nemicato tutto il pubblico. Sì, di solito i personaggi in house funzionano così. Dov'è la cosa? Ora? E va bene, ragazzi. Anche per stasera credo che abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. La prossima volta giuro faremo sinerecchio, ragazzi. Comunque, iniziamo a speculare su cose che non abbiamo mai scoperto. Tipo, la nera. Tipo che troppe voci a cantare mettono un sacco di merda. La nera cosa cercava? La nera cercava il figlio. Il figlio in prigione. Mm-hmm. In realtà io avevo iniziato a pensare che si fosse data un reato che non aveva commesso, perché il figlio stava in prigione perché in realtà aveva ammazzato il marito per difenderla. Figlio maggiorenne, tipo 21 anni, il marito la pestava ed è dovuto andare in prigione, in questo carcere qua. E lei voleva portarlo indietro o comunque rivederlo per l'ultima volta. Quindi si era fatto un falso reato per andare a questa prigione. Il bimbo non esiste. È un parto della nostra immaginazione. No. A me sembrava tanto un sintetico, un clone. Per me poteva essere anche semplicemente una proiezione della nave stessa. Una proiezione? Della nave stessa. Corpo. Perché lui non lo vedevano. Non lo vedevano dentro la navicella, è uscito per ultimo dentro alla capsula. Che ne sai che quella capsula poi poteva riassemblare corpi e robe varie? Beh, era una capsula criogenica, da dove eravamo dentro tutti. Però dentro hanno il liquido amniotico. Io ho pensato che il bambino fosse in realtà una... questo era il mio pensiero, prima, che fosse una creazione del mostro. Una proiezione del mostro in sé, era tipo il primo degli ami. Capito? Però ovviamente... Mi hanno chiesto di tirare 126. Va bene. Però ovviamente... Il mostro non sa come si comportano gli umani, mm-hmm. No? Quindi ha creato questo bambino perché vedeva, tipo, è stato creato nella prigione, ok? È tipo un agglomerato di malvagità, di dolore, di sofferenza, come se fosse quasi un demone del caos di Warhammer, per dire, sì. No? È entrato in esistenza perché c'era troppa merda. Quindi questo è quel viaggio che mi sono fatto io. Però perché dentro la navicella che stava per andare? Perché doveva attirare più cibo. Cioè l'essenza del mostro
è appunto quello, è divorare quanta più malvagità possibile. Capito? Quindi ecco, per quello è il motivo per cui il bambino non è stato acchiappato. Perché era un pezzo del mostro. Beh, in realtà se in quest'ottica il bambino che torna salvo sulla Terra implica una spedizione per riprendersi la stazione spaziale e quindi altro cibo. Esatto. Ci sarebbe? Oppure implica anche semplicemente un colonizzare un posto con più cibo. Magari il bambino poi si evolve e diventa un'altra bestia. Io la unirei a una cosa che mi sembra un po' più pragmatica, nel senso il bambino in sé per sé è il clone di del dottore, un po' alla Dragon Ball, del dottore che stava facendo esperimenti in questa stazione. Nel momento in cui lui moriva, grazie alla tecnologia, cervello fotocopiato, mandato al suo laboratorio sulla Terra. Dopo tot anni, il bambino, con la mente del dottore, torna a casa per vedere che cazzo ha fatto. E allora ci sta pure che il mostro non lo mangi, che sia un malvagio di merda e che voglia tornare a casa per continuare a fare altre cose, adesso che sa che il suo mostro sta campando. Oda non era un pilota informatico, raga. Ragazzi, il cinese hanno detto... Era un coglione il cinese. No, sul cinese prima dicevano, ma perché questo è stato imprigionato? Poi dopo che ha cominciato a giocarci sul sesso, hanno detto, vabbè, ok, è palese perché è un tipo un violentatore, un pervertito. I russi. Abdul, in realtà, è una cellula dormiente dell'ex ISIS. E quel suo modo di fare molto... molto easy, cioè molto da scemo, è tutta in realtà una copertura, no? Perché lui ha tentato di uccidere Trump, no? E ha organizzato l'attentato storico più, cioè quasi riuscito nei confronti di Trump, nonostante Trump sia un maniaco della protezione, no? Lui è stata la persona che ha organizzato un attentato che ci è andata più vicino. Non è mai stato rivelato il suo nome, no, né la sua faccia. Hanno solo detto che avevano arrestato i colpevoli. E l'hanno mandato qui. E l'hanno mandato in questo posto, dove si tengono i criminali, quelli... Che ci manca? L'energumeno? Nel Gumero era semplicemente uno molto che aveva fatto casino, aveva fatto un omicidio, aveva ammazzato la famiglia, se so bene cose. Un violento che però era un violento buono, mandato dentro in carcere per aver difeso magari qualcuno. Tipo in una rissa lui che è grosso ammazza un tizio perché stava difendendo qualcuno. Esatto, e infatti poi si sacrifica. Ivan pure lo vedevo come un terrorista... russo, sì. Contro il regime mondiale di Trump. Più forse invece che terrorista, più un agitatore. Sì, un agitatore, esatto. Contro queste cose. Frederick era visto da molti come l'unica speranza del Quarto Reich, che era un gruppo di agitatori, anche loro, un po' che stavano cercando di rimettere assieme un po' il Forza Nuova, tra virgolette, o quello che c'è in Grecia, no? Un partito politico che stava cercando di rimettere insieme sotto ovviamente coperture e quant'altro, no? I valori nazisti, e cercava di battere Trump, capito? E la loro idea era che liberando Friedrich Schwarz, che è il più vecchio dei nazisti, lui potesse essere l'icona per la loro campagna politica, capito? Cioè, se sei nazista campi 140 anni, capito? Tutte cose così. Raga, io sto morendo dal sonno, ve lo dico. Saluti. Quindi, signori, io vi ringrazio di essere rimasti con noi fino alla fine. Abdul si è salvato, sono molto contento. In realtà si è salvato un PG a testa. È vero, però io avrei preferito Ivan.
Si assume per la ragazza, che era quella più assennata, morta male. Deve morire male la ragazza, esatto. Assennata. Quelli che si salvano devono essere quattro scemi. Tre scemi, sì. Bella raga. Io ringrazio ovviamente il Manfredi di aver partecipato, perché era qua a Milano, perché Luca non ce la faceva, quindi eravamo in tre. Se non fosse andato Luca saremmo stati in due, quindi sarei stato io con Naux, e ti ringrazio tanto. Prego. Perché sennò mi sarei sparato in con bocca. Con il bambino suicida. Sì. Noi siamo i Dice Games Italia, o quel che ne rimane. Ciao. Buonanotte a tutti. Ciao. Aspetta, devo fare così.